Benvenuti a Compila, quindi va. Aiuto, non ci sono. Eccoci. Non comparivo. Capovaro. Come va? Oggi è la giornata campale, un webinar, una live. Oggi facciamo tutto. questo non lo potevo saltare, purtroppo, perché c'era da vedere. C'è sempre una luce strana. Che strano. Adesso provo a accendere. Sono sempre fuori cam. Mi devo fare lo studio per lo streaming. Adesso mi farò questa cosa. Ok, se accendo questa rifletto la luce, però. Proviamo. Ma bronzo, aiuto. Che altro mi fa il triplo mento, magari sta sotto. Buonasera Giottogeno, ben arrivati. Ho fatto un webinar su Astro alle 6:30, poi dalle 6:30 fino alle 7:30 inoltrate, perché come al solito arrivo lungo, però c'è sempre troppe cose da voler far vedere, quindi non ce la faccio, non riesco mai a finire in tempo. Però beh, l'importante è alla fine che sia piaciuto ed essere riuscito a fare più o meno, a dare l'idea. Poi dopo, per il resto, c'è la documentazione e via, ognuno farà quello che può. Dunque, stavo cercando poco fa, fatto sì no in tempo a cenare, un po' in fretta, ma stavo cercando di capire se c'era un replay del webinar, ma mi pare di no, perché come da titolo della live è stato rilasciato Delphi 12, cioè era studio, poi in realtà c'è Delphi C++ Builder, quindi c'è anche la parte di C++ nell'ambiente, che io tra l'altro ho installato sbagliandomi, di solito non la metto. Ho detto vabbè, tanto non la uso, mettiamola, diamogli un'occhiata. Poi mi ha detto che il prodotto era registrato ma C++ era in trial, e allora mi è venuto in mente che io non ho la licenza, quindi al webinar su Astra è esordito con chiarimenti postumi, mi auguro di no. Perché, ma postumi non vuol dire che si fanno dopo, o vuol dire che quando li fa, quando uno è schiattato. Postumi, adesso devo controllare il dizionario. Spero che non voglia dire che uno li fa quando è morto, perché così uno pensa che io volessi intendere che non li darò mai, invece volevo solo dire a posteriori. No. Se è così, se si può clippare, me la metto sul canale. Postumo, significato dopo la morte di una persona. Andavo bene, fantastico. Chiarimenti postumi, che figuraccia. Vabbè, oh, che dire, più o meno. Ok, siamo partiti in maniera fantastica. Vabbè, qui non daremo chiarimenti postumi, però questa me la scrivo su LinkedIn, grazie della segnalazione, perché io non me ne sono accorto. Volevo dire ovviamente a posteriori, non anche perché faccio un po' di scongiuri, ma dicevo, come da titolo della live è stato rilasciato la Studio 12, C++ Builder non riesco a usarlo perché io effettivamente non ce l'ho in licenza, mi è venuto in mente dopo, che è un enterprise di Delphi, perché con C++ costa di più e non usandolo non avrebbe molto senso. Però c'era una trial di qualche giorno, ma non volevo fare casini, quindi ho detto togliamo la parte C++ e usiamo quella di Delphi, anche se in questa release gli sviluppatori e i fussi come mobile, potrei dire. Vedo la chat in ritardo come sempre, ho provato a abbassare la latenza, ma secondo me è OBS che ha bisogno di, è software di streaming che ha bisogno
Da prima delle 18 e 30 stavo guardando sotto la pagina, stavo guidando sotto la pioggia di Milano. Beato che ha potuto seguire il webinar. Comunque lo metto su YouTube, quindi metto, metterò il link sul su Telegram. C'ho il canale Telegram, che come sempre ribadisco è un canale di aggiornamenti, lì non si chatta, non metto un post, forse uno alla settimana, a volte se non me lo dimentico, per segnalarci le live, in modo che teoricamente sarebbe un last minute, avvisi diciamo ultimo minuto, quindi quello che metto lì, se no c'ho il mio sito dove c'è sempre il calendario, che adesso devo un attimo rivedere. Poi ufficialmente sarò anche il Delfidei a Padova, non so se qualcuno di voi ci sarà, perché in realtà essendo che cercherò più che seguire la conferenza, ok, però nella parte dei seminari, ma magari anche nella parte della conferenza, faccio un po' il social manager, metterò un po' di foto, farò un po' di reportage, così mi guadagno, come dire, le benevolenze, per cui nel caso poi metterò qualche post o magari su Telegram dove seguirmi, perché di solito uso la pagina, l'account Twitter o social di Delfi Podcast, così. Però siccome adesso ho anche quello personale legato appunto alla parte dello sviluppo, magari metterò un po' di cose, un po' di qua, un po' di là, devo trovare un po' di, studiarmi un po' di soluzioni. Probabilmente farò una sessione, ecco, il Tech Job Day, la conferenza di cui si è parlato nel webinar, adesso vi incollo il link pure quella. Questo è un mese campale, cioè tra IT DevCon, due webinar in programma, uno fatto stasera, uno a fine mese, poi Tech Jobs Day, e parteciperò come spettatore al SQL Saturday a Parma, per chi c'è, parteciperò come spettatore al Delfi Day a Padova, perché non ho niente da portare per fortuna, sennò sarei morto. E a fine mese, tra l'altro, parlo di, pare sia confermato, di Delfi VCL, Delfi FireMonkey per Python al PyRec, che è il gruppo di Reggio Emilia dedicato a Python, e quindi porterò un po' di Delfi anche lì, quindi più cose Python, però c'è qualcosa di Delfi in Python e un po' di Python in Delfi, quindi c'è un sesso selvaggio tra i due, così, e lì parlerò un po' di queste cose, tra una chiacchierellata, una birrellata, c'è una presentazione, quindi insomma, quindi ne ho da preparare. In realtà al Tech Jobs Day stavo proponendo di portare una sessione su Twitch che ho fatto ai TDevCon, un attimo rivisitata con qualcosa di meno tecnico in fondo e di più, come dire, illustrativo, però per chi non c'era magari qualche contenuto sarà condiviso, e quindi ho fatto un'ora di webinar senza tossire. Oggi sono stato anche dal dentista, e quindi il dentista può fare molto male quando ti presenta la fattura, quindi soprattutto vabbè, quasi finito. Ho un dente a cui ho fatto il bonus 110, nel senso che l'ho rifatto, per cui ciao Giordano, mitico lo smilettino con, ma dovrebbe balzare sullo schermo, forse perché non è un emoticon di Twitch ma è del telefono. E quindi stasera ho detto ci tocca fare anche la live, perché è uscito del feed 12, diamogli un'occhiata. Non vedo il filmato, giusto, devo copiare, sto perdendo un po' i pezzi. Allora, copiamo il link del Tech Jobs Day, quindi se state cambiando lavoro potete chiedere di essere ascoltati in qualche colloquio online, ci sono diverse aziende che fanno dei colloqui online. C'era anche una Wintech, che però non è Wintech Italia, quindi dal logo non si direbbe, poi però c'è roba abbastanza conosciuta, delle aziende abbastanza conosciute che fanno chiaramente figure da sviluppatori, però per uno che magari voglia cambiare, come dire, cambiare azienda perché vuole un futuro migliore, più roseo, potrebbe essere
Quindi per cui, quindi cosa facciamo? No, diamo un'occhiata, ho visto che non c'è, adesso riguardo su YouTube, ma ho pensato che sarebbe anche un po' noioso rivedermi il webinar in inglese, perché dopo uno si ferma, commenta, mentre commenta ci vuole troppo tempo, quindi diventa... quindi ho detto, magari è carino vedere la pagina del What's New, e dalla pagina del What's New fare in un certo senso la carrellata e provare anche qualcosa live, così vedere un pochino le nuove feature, dare un'occhiata a quelle più importanti, vederle un po' tutte in generale, e poi fare un discorso così. Se qualcuno ha visto il webinar, magari mi sa dire qualcosa di più se ho dei dubbi, però così lo si vede assieme e ci facciamo un po' di idee. Quindi adesso passo a questa schermata, anche se mi devo... sono sempre troppo piccolino. Dovrei quantomeno spostarmi o in alto o in basso. No, però non voglio essere troppo gigante. Adesso mi sposto un po'. Ah! Sto uscendo dallo schermo. Troppo. Ok, ci va bene. Pare che sono sempre girato dalla parte opposta del tondino. Oppure potrei mettermi qui in alto. Mi sposto piano, altrimenti mi gira la testa. Vabbè, questa è una caccata. No, però secondo me sono ancora più scomodo, quindi io ho seguito. So di cosa si parlava. No, rimango qui, che qui non faccio danno. Devo rivedere un po' il layout di questo canale, perché sono sempre un po' insoddisfatto, un po' non lo so. Anche per questo ci accettano suggerimenti, come si suol dire. Allora c'è la main page. Adesso faccio un mega mamma mia, un mega cercato significato di postumo per essere sicuro. What's new in past release? No, è che di solito nei webinar... il webinar è seguito oggi, ci sono delle cose interessanti. Sì, quello ho visto anch'io dal punto di vista IT DevCon, si è detto qualcosa di più. Non ho seguito quello di oggi perché ero dal dentista in quel momento e mi ha chiamato, scritto, cercato chiunque in quel momento mentre ero sulla poltrona. Tra l'altro i dentisti hanno sempre questa tendenza a salutarti, tutto bene, sì, poi non ti dicono niente. Ti riempiono di roba la bocca, di arnesi, poi appena tu sei bloccato a bocca aperta ti fanno tutte le domande e tu rispondi, cioè, voglio dire, fammele prima le domande, no? Perché aspetti di mettermi in condizione di essere, cioè, di essere con la bocca piena di roba e dopo rispondere coi suoni gutturali, quindi... Dimmi se senti male, ma se non posso parlare, cioè, mi esprimo con dei faccio dei versi, però alla fine vabbè, questo mi è sempre affascinato, come mi ha affascinato la cosa che a volte in giro mi capita di trovare in zona, di incontrare l'infermiere del dentista che mi salutano e io non me le ricordo o non so chi sono. Perché? Perché quando vai dal dentista sono sempre tutte con la mascherina bardate e quindi tu sì e no distingui gli occhi, e per cui quando le vedi in giro queste persone ti dicono ciao e dico, ma ci conosciamo, sono l'assistente. Ok perché ho detto, scusa, ma in faccia non penso di non averti mai visto, non potevo sapere chi eri. E quindi vabbè, tolto questo off topic da tipo sfogo, ma ce n'avevo bisogno. Il dentista è sempre... mi fa sempre, come dire, caricare male. Quindi, allora, la studio Athens, quindi siamo ad Atene, questa release, siamo passati da Sydney, Alexandria, eravamo negli Stati Uniti, siamo un po' in Grecia, quindi adesso siamo sempre in zona, quindi nella parte... il feature manager l'ho utilizzato, l'ho installato, quindi l'ho già... infatti, quando appena ho fatto uscire il post
Non so se uscirà giovedì Delphi, perché c'è il webinar proprio giovedì, magari esce la mattina, ma tutto il più lo installiamo, eh. È uscito il post rilasciato Delphi, ho detto, così il post ci scrivevo che è rilasciato, non... Vabbè, sempre così, vado un po' tre volte che annuncio qualcosa, non so se c'è uno screenshot, diciamo che mi dà sempre un po' la parvenza, un pochino di... qualcosa di... no, probabilmente lo è custom, però, come dire, non è male, tutto sommato. Vediamo se la prossima metto... prima o poi passeremo da Roma, quando passeremo a Roma faremo il... Mi stupisce che non ci siano ancora passati, visto che il product manager Marco Cantù è italiano, quindi invece a Roma magari metteremo appunto invece o Modena o Reggio con... vabbè, a Reggio non ci sono elementi distintivi, la ghirlandina di Modena o... Allora, no, la nuova schermata del feature manager, ovvero l'installer, poi è abbastanza carina, più che altro no, si sono ridotte anche le cose da installare, alcune sono poi incorporate. Io qui ho selezionato tutto nella mia installazione, sono andato poi a togliere C++, però devo dire che lo lancia anche da Delphi, adesso ho anche Delphi installato, se dovete mantenere l'installazione, posto di avere il CD eccetera, c'è il Manage Features, questo comando non si vedrà un tubo, questo qui che vi carica direttamente l'installazione. E hanno fatto, come dire, funziona anche con Delphi aperto, ha fatto tutto lui, me l'ha lanciato in installer senza che debba andarmelo a cercare, e ho installato. Ciao Andrew, bentornato, potrei dire, visto che so che eri al webinar, perché ho visto la storia su Instagram dove hai la maschera di Guy Fawkes, V per Vendetta, vado al webinar, tutti vedranno questa foto, cliccheranno, andranno a vedere e dicono ma c'è tutta questa scena per questo tizio pelato che fa i webinar. No, grazie per la presenza, anche gli altri che sono stati, spero che sia stato interessante, poi giocateci con Astro adesso quando uscirà il replay. Domani passo anche le slide, il codice, poi vi metterò il link sul blog, sul mio sito, di solito li metto così e rimangono a memoria. Sul mio canale YouTube ho messo la playlist dei webinar dove vado a linkarli, perché sono pubblicati non sul mio canale ma su altri canali, e quindi un'ora è troppo poca, a parte che è un'ora scarsa, poi tolto l'introduzione, tolti i convenevoli, le slide che portano via un sacco di tempo, dovevo partire subito a fare del codice, facevo prima. Vabbè, così, cose che succedono. Quindi questo feature manager dialog è molto chiaro, l'ho presa mia sorella, è una sorella molto rivoluzionaria, cioè non rivoluzionaria, non so perché mi vengono in mente tutti i termini che sono simili a quello che vorrei dire, ma non voglio dire tutta un'altra cosa, tipo postumo e quindi ho detto chiarimenti postumi, vabbè, ok, questa rimarrà negli annali. Quindi potete scegliere i linguaggi da installare e anche le piattaforme. Io in realtà potrei prendere solo Windows, perché alla fine, vabbè, Windows e Android, tutti gli effetti, anche Linux, vabbè, io di solito le metto tutte perché così vedo un po', come dire, le opzioni, anche se poi su Mac è un pochino che non faccio il deploy. L'avevo fatto una volta con un Mac mini che avevamo comprato, un po' di esperimenti. Adesso non so se è ancora attuale, non so neanche se si accende, poveretto, quella macchinetta, però il concetto è che più piccolo del 2007, io del 2004. Quando vedo le vostre date di nascita con anni dopo il 2000, ragazzi, siete 2004, sei proprio un giovincello, sei proprio, ti invidio molto che puoi gustarti queste tecnologie. Che altri qui, anche qui in chat, che sono un pochino più attempati come me, si sono divertiti anche loro, però in alcuni casi un po' meno, la vita era un po' più difficile. Adesso ci sono veramente tante cose che escono e che... Quindi vabbè, l'installazione, io ad esempio ho tolto il modeling, so benissimo che è l'unica cosa, le altre più o meno le metto, perché vabbè, T-chart, D-unit, li uso, anche Interbase Express, Interbase 2020 ce l'ho già installato, anche se è dormiente,
La parte del modeling è quella appunto del model vecchia che è fatta in .NET, tra l'altro, quindi togliere quella parte lì vuol dire, sono un volpo giovino, esatto, vuol dire togliere fondamentalmente anche il refactoring di Delphi, perché quello vecchio è, come dire, basato su questa tecnologia. No, in realtà c'è, però non c'è proprio tutto, c'è una parte che manca, perché ho visto, sono andato a vedere subito, in realtà c'era. Però per me non è un problema perché tanto io non lo uso mai in quanto non è up to date con le ultime sintassi perché andrebbe rifatto basato su LSP, cioè andrebbe un attimo rivisto. C++ ha lo stesso problema ma hanno integrato Visual Assist, quel tool per C++ che c'è anche qui nel pubblicizzato What's New. Hanno messo, dov'è? Qui il integration nell'IDE per il Visual Assist con cui puoi fare il debug con questo simpaticone, questo tool che poi era di un'azienda che hanno comprato, quindi sapete che IDERA, la proprietaria di Embarcadero, ogni tanto fa una campagna acquisti. Si è presa Sencha, si è presa Froala che fanno un editor per HTML, quindi si vanno accaparrare un po' di questi prodotti e finalmente iniziano un po' anche a integrarli perché giustamente mettere dentro un po' di qualcosa quantomeno è una buona idea. Sì, è molto chiaro, i fonti in realtà c'erano già, i sample io lo installo, quindi fondamentalmente ho tralasciato solo il modeling. Dicevo, a me non dà un gran danno perché io installo MMX Code Explorer, quelli l'addon per Delphi che probabilmente già conoscete, MMX Code Explorer Delphi, che ha dei refactoring che sono fatti molto meglio. In realtà ho iniziato, volevo un attimo dargli una customizzata sui comandi e su altre cose, però questa è una schermata un po' vecchiotta, dovrebbero anche, come dire, sistemare anche un po' la parte degli screenshot, però al netto di questo, sì, questa è proprio una pagina molto vecchia. Però ha un sacco di wizard, ha l'esplorer delle classi, c'è dentro un sacco di cosine interessanti. Quindi io di solito c'è effettivamente un webinar di WinTech Italia fatto per un Delphi dintorni, dove Paolo Rossi ha fatto vedere un po' di MVP di WinTech Italia, ha fatto vedere, c'è anche l'articolo sul blog di come si supporta. Infatti ho detto spero che questo esca il prima possibile, è stato rilasciato quasi quasi istantaneamente, quindi anche perché l'hanno provato probabilmente con la beta, quindi per cui qui diciamo ci sono vari tool, alcuni sono diventati a pagamento credo, altri non so se sono ancora in vendita perché questo post è un po' vecchiotto. Però qui fa vedere un po' di demo di come si utilizza, come si fa l'extract method, come fare certi refactoring che non sono male, come rename, si possono mettere nel comando, si possono fare live, funziona molto bene, l'IDE è sempre aggiornato, il tool è sempre aggiornato, è un buon compagno, quindi ho installato direttamente questo e Test Insight al momento. Quindi sono i due tool che ho installato e che tra l'altro si vedono nell'about. Se vado qui a vedere i miei package installati, quindi potete controllare la. Non capisco perché qua non mi compaiono i miei dati della licenza, però MMX Explorer, Test Insight e poi ci sono gli altri elementi per. Questo è un enterprise, quindi ci sono anche qualcosina in più. Rispetto alla professional o la community è ancora sulla versione precedente, perché loro rilasciano diverse versioni, poi quando c'è una stable fanno. Gexpert lo usavo anch'io, però tendo a non installarli tutti, a parte che pian pianino lì da volte si. Cioè il più è ricordarsi tutto quello che quei tool fanno, perché tra shortcut e. Tendo a non installarne troppe perché purtroppo quando hanno una qualche feature instabile rendono instabile anche l'IDE e quindi. Allora, Search dovrebbero aver migliorato anche nell'ultimo Delphi, quindi dove era abbastanza. È sempre stato abbastanza brutto da un certo punto di vista, però
quello di Delphi, ma abbastanza minimale, mentre dovrebbe essere tra le cose che hanno migliorato. Quindi andiamo avanti, update to libraries, hanno ok le librerie che vengono col prodotto di UnityX e Indy sono state aggiornate, quindi ci sono prodotti open source, quindi è giusto che fatta la loro passaggio di qualità, come dire, vengano comunque aggiornate dall'ultimo GitHub. MMX e GExpert, beh, se dici che non ci sono problemi particolari, mi installerò anche GExpert, perché fanno alcune, a volte fanno cose, la stessa cosa tutti e due, quindi ci sono molti tool, ci sono anche i CNPack che sono abbastanza famosi, però quelli sono un expert di tanti expert, hanno tutta la loro configurazione, tendo da, come dire, ad accumulare meno dipendenze possibili, perché poi sono tutte da reinstallare, poi tutto sommato non mi servono più di tanto. Hanno rimosso la traduzione della VCL, allora era già meglio di niente, però effettivamente come strumento di translation, di, come dire, multilingua, iniziava a essere un po' tirato, perché anche sul, come dire, sull'internazionalità. Buonasera, ciao Pan Spinning Kids, ogni tanto passo a dare un'occhiata, però è un po' che non seguo delle live di programmazione, perché quando non le faccio io tengo in sottofondo Twitch e devo mettere cose che non mi distraggano troppo, guardo gente giocare. Il problema è che dopo la gente gioca ai giochi che mi piacciono, quindi o guardo oppure mi inserisco. L'altra sera ho giocato a Party Animals, un gioco dove sono degli animali pucciosi che si prendono a schiaffi a cazzotti, però c'era questo livello del ponte dove la gente si butta giù, e quindi se non li configuri bene fanno casino, esatto, e quello è, sono un po' pigro. E quindi questo gioco giochi multiplayer, la gente si prende a schiaffi e chiaramente si uccide a vicenda, per cui tra imprecazioni e altre cose, però ci vuole ogni tanto staccare la mente, quindi dovrei staccarmi dal computer, quello, però basta la palestra per staccarmi dal computer. Quindi il supporto a traduzione era effettivamente un po' vecchiotto. Ah, giusto, mi scordo sempre, perché me lo ricorda di fare una cosa, di fare gli shoutoutini a coloro che so che streamano, quindi ne ho fatte anche io solo un paio nell'ultimo mese, credo, sì, perché diventa impegnativo. Ma io sono abbastanza costante, una volta alla settimana almeno, tranne quelle occasioni dove sono un po' indaffarato. Oggi però avevo un webinar, ho detto ma facciamo o non la facciamo, ma è uscita una nuova versione di un prodotto, quindi tanto poi 2 ore passano, tanto c'è mica bisogno di dormire, quindi non dormiamo. Qua si parla giusto del searching, direi che hanno fatto un discreto cambiamento, quindi hanno preso un po' di come dire, aspirazione da quelli che il search tipico che sono in altri tool, e ci hanno aggiunto un pochino anche sulle directory, sul progetto, cose da escludere, magari usare le regular expression, magari usare, cioè ci sta, perché alla fine voglio dire, mi sembrava anche il momento di dare una svecchiata a quella parte dell'ambiente. GDMap count sono lower, all email, email list include to bar menus, company images from the palette sono dormant quando non utilizzati. Ok, quindi praticamente alcune cose che, come dire, consumano risorse perché sono dei bitmap, finché non sono visibili sono dormant, che tra l'altro qui c'è un link che porta a una classe, quindi è qualcosa che hanno introdotto. Ah, create a memory match, cioè puoi tenere un bitmap in memoria mettendolo dormiente, cioè quindi non fai utilizzo delle risorse GDI, handle bitmap e di cose specifiche legate a Windows. Può essere interessante, perché sono cose chiaramente non sono disponibili in misura illimitata, e quindi qui può essere che magari tenga un po' meno RAM e anche un po' meno risorse.
The system for making it done after delay is built into the IDE, not the VCL. Ok, quindi qui hanno aggiunto questo metodo, c'è questa capacità, però qui dice appunto l'IDE la chiama per i cavoli suoi quando è il momento, dopo un certo delay, per andare a risparmiare risorse. Questa è la cosa che ho configurato subito, il fatto di hanno fatto un po' di bug fixing su questa bestia nera, che effettivamente che è il server LSP, cioè quell'exe che è dietro le quinte. Quando andate a vedere, quando Delphi in esecuzione, come in questo caso, se andate a dare un'occhiata al Task Manager ed espandete il processo, sono ordinati per nome, no, adesso li ordino per nome, di Delphi, forse non si vede qui, in effetti non si vede, forse perché non ho un progetto aperto, fammi vedere, che potrebbe anche essere una cosa intelligente, avere l'SP senza un progetto aperto. Adesso gli sto facendo creare un'applicazione. Ho effettivamente la CPU completamente usata da OBS, che mi fa fatica a far girare anche questo ambiente, che sarebbe un... E a questo punto, eccoli qua, troviamo... fa fatica... Ah, perché questo è sempre in primo piano, mi sa, eh. Dettagli, no, aspetta, processi, impostazioni, sempre in primo piano, lo tiriamo via perché altrimenti non riesco a vedere quando zoomo l'applicazione che fa lo zoom. Ci mette anche un po' di tempo a aggiornarsi, quindi eccolo qua, abbiamo i server LSP. Uno per gli errori, uno per il completamento del codice, sono i programmi che girano, che guardano i file sorgente e danno all'IDE le informazioni per fare il completamento automatico e quelle cose lì. È lo stesso che può essere usato in Visual Studio Code per dare informazioni all'ambiente e avere la stessa funzionalità anche in Visual Studio Code dentro l'editor. Però mancano ovviamente tutti i tool, come dire, quelli visuali che qui sono sempre presenti. Quindi qui la cosa che ho messo è il fatto di fare il completamento automatico subito nel momento in cui si inizia a digitare. Quindi io ho un pulsante, voglio scrivere show message, inizio a scrivere e lui mi propone subito. Non ho ben capito questa roba qui, non si vede probabilmente questa scrittina che hanno aggiunto qui sotto, che probabilmente mi fa indicare come lo puoi scegliere con tab enter, questi su e giù, ESC. Devo ancora studiarmi un attimo se è una guida o se è roba che si può cliccare, perché non capisco onestamente, mi seguono e quindi... Però non si clicca, questo va alle opzioni, sì, ok, però boh. E quindi mentre nel momento in cui inizia a scrivere lui compare, adesso c'è un delay perché la CPU per qualche motivo è totalmente utilizzata da OBS, però ci sono il completamento automatico istantaneo, l'ho messo, quindi che l'ho configurato poi da qui, cioè nel momento in cui avete quella selezione qui sotto, cliccate su quell'icona a forma di... Sì, ma non è che non lo volessero, il discorso è che aveva dei problemi quel server, quindi se lo metti immediato vuol dire che lo usi anche quando ne faresti a meno, più lo utilizzavi più crashava, perché... Esatto, entrando qui dentro, andando nella parte di Code Insight, c'è l'auto invoke, c'è immediately, 0 millisecondi, vuol dire che ogni volta che scrivi chiedi a lui di darti... adesso guarderò che cos'è che tiene, perché magari ho qualcosa di attivo e di non dormiente su OBS che mi tiene tutta questa CPU, però non lo posso spegnere perché vado a terminare la live, quindi... però è abbastanza performante, quindi più che altro anche il compilatore, visto che... Quindi control space o punto
come nell'11.3, oppure nel momento in cui si scrive aspettando un momento, oppure scrivendo parti istantaneamente. Puoi configurare quanto appare premendo parentesi quadra, questo forse è questa l'indicazione che l'hanno scritto, cioè i caratteri che fanno comparire, che vanno a invocare il code completion, a meno che non ci sia probabilmente i generics, sui braces for array type, quindi diciamo che inserisce molte più cose, parentesi, parentesi quadre, diciamo, completa molte più cose che sono scontate rispetto a prima. È un bene lavorarci. Adesso farò un test di una funzionalità che almeno nella beta non era ancora risolta, penso non lo sarà neanche stavolta. Activate. No, questo devono metterlo a posto, perché questa cosa che lui va a mettere il metodo è spostato nella sezione giusta ma tabbato in avanti, che te li devi aggiustare tutti, perché quando si fa l'override, soprattutto quando si sviluppano componenti, tra l'altro non è neanche allineato. Il problema è che adesso non abbiamo neanche più la formattazione, perché la formattazione si basava sul tool di modeling. Quindi se io scrivo, faccio CTRL D, non fa nulla, perché non c'è il format. Cioè, volendo si può inserire andando a mettere il modeling come prima. Però quando chi fa i componenti fa spesso un override di changed, change scale, activation changed. Se io metto giù tutti questi metodi, vedete che li scrive tutti in questo modo, non è... Questo abbiamo sul gruppo, abbiamo Andrea Raimondi che l'ha segnalato, io l'ho votato perché non potevo votarlo più di una volta, ma l'avrei votato 40 volte, ma più che altro perché dai, mi sembra una, come dire, questo bug esiste da quando c'è l'SP, però la versione 10 mi sembra che ancora te lo lasciasse scegliere, quindi prendevi il vecchio perché l'SP era un po' inutilizzabile. Nel nuovo, quando l'hanno tolto, ci rimane, non è che voglio dire sia la morte, però è chiaro che se adesso ho problemi a formattare il codice e me li proponi così, la cosa diventa ancora un po' difficile. E un altro change che hanno fatto, che forse andava un attimo valutato, è all'explorer, alla structure, perché adesso non compare più con le classi e le cose già espanse, ma rispecchia secondo me un... la cosa carina cos'è? Che hanno aggiunto la formattazione dentro le finestre, ovvero ovunque si veda del codice la colorazione ti fa distinguere, l'ho votato anch'io, infatti ti fa distinguere un po' le classi, il nome del metodo che è in grassetto, questo è normale, è plain, questo è più in blu. Però questi uses, questi implementation, prima c'erano la scelta di dei raggruppamenti per cartelle, tipo tipi, classi, potevi scegliere per cosa raggruppare, se non raggruppavi andava al come dire, al primo livello, mentre in alcuni casi potevi metterlo nelle cartelle e farla partire già espansa, quindi... io ho disinstallato la vecchia versione, quindi non potrei fare una comparazione, ma funzionava così. Underscore.dfm, a cosa serve? Ma Marcone, devi sapere che Marcone mi chiamano anche quelli della palestra, quindi quando faccio i miei minuti di esercizi, sollevamento pesi per togliere dei chili, mi dicono hai finito Marcone? Vai Marcone! E quindi, perché... sono partito, adesso sono un po' dimagrito ma ero grosso, e quindi serve per caricare praticamente la direttiva $R, vuol dire incorpora una risorsa nell'eseguibile. La risorsa che va a incorporare, diciamo che l'asterisco non vuol dire tutti, ma vuol dire qualcosa che ha il nome di questo file, ovvero unit2, e che ha l'estensione dfm. Nel dfm, perché qui nel progetto questa è la mia finestra, c'è il pass e poi c'è il DFM. Nel DFM c'è la definizione del forno, cioè cosa vuol dire? Io metto, qui ho il codice ed è un file pass perché è una unit di codice. Se vado a caricare la mia finestra, metto un pulsante, la finestra la ridimensiono, ci aggiungo una casella di testo, la posiziono qui.
queste coordinate, questa roba che non è nel codice, ci arrivo, va, finisce nel DFM. Se vai a vedere il file DFM, c'è dentro questa roba qui, cioè l'oggetto, le sue proprietà. Quando parte, questa finestra viene mostrata, va a caricarsi questa roba che praticamente la configura. È l'equivalente se si usa ad esempio .NET dell'Oxaml di WPF, cioè la finestra parte con un setup o c'è un blocco di codice, ad esempio Windows Form di .NET fa così, scrive il codice che imposta le proprietà così come tu le progetti visualmente. Qui invece viene scritto su, dentro questo file. Praticamente quella $r asterisco DFM vuol dire che quando fa la build, questa richiesta che è una risorsa va inclusa nell'eseguibile, in modo che l'exe quando parte la form se la fa. Il file .o mi sembra che sia sempre riferito a un però al sorgente, ed è un obj, è un semicompilato. Ci sono anche qui che sono i file DCU, cioè quando il pass viene compilato diventa un file DCU che contiene il codice con anche dei simboli, però in versione già come dire predigerita, ecco, che è l'equivalente degli obj che troviamo nei vari linguaggi. Assomiglia un po' a un map, cioè sorgente più dei metadati, perché io potrei distribuirli, incorporarli in un eseguibile, però se non ti do il pass, ti do solo il DCU, ti sto dando qualcosa che puoi integrare in un exe, quindi per farlo diventare monolitico, ma non ti do il sorgente in un certo senso, quindi quello lo inserisce ogni volta che crea una finestra. Devo tornare alla visualizzazione, Views Form, in Delphi ti scrive queste informazioni in quel file e poi se le incorpora così, cioè quello garantisce che nel programma finale quel testo ci sia come risorsa all'interno del... è una risorsa poi come i bitmap, come le icone. Se andiamo a vedere l'eseguibile le troviamo da questo punto di vista. Una volta era binario, adesso è testo. E l'essere testo è comodo perché quando tu fai copia e incolla, se io prendo un pulsante e lo copio, andiamo off topic, ma giusto per vedere un po' di... dovremmo fare un po' di un mega corso Delphi. C'ho il notepad da qualche parte. Super importante, sì, cioè è fondamentale, però è automatico, cioè te lo inserisce lui. Quando copio il pulsante, faccio copy, nella clipboard ci finisce questa roba qua, cioè quella frazioncina di definizione di quel componente che sta in quel file, cioè che tipo è, come si chiama, le coordinate. Ci sono solo le proprietà che io vado a cambiare rispetto al valore iniziale, così il caricamento è anche più veloce. Le applicazioni di Delphi sono ultra veloci perché sono native, quindi sono codice macchina, anche 64 bit, 32 64 bit, che chiama delle API ed sono estremamente ottimizzate. Quindi la cosa bella è che puoi modificare, esatto, è quello che stavo facendo, cioè se voglio creare tanti pulsanti, ad esempio una tecnica che si usa è fare una cosa del genere: vado nel mio notepad, lo copio e lo incollo tante volte qui, quindi mi faccio sta roba qui. Se prendo tutto questo, lo copio, vado qui e lo incollo, track, ti incolli direttamente tutti i pulsanti. È vero che nell'incollarli là hanno lo stesso nome, ma quando lui li incolla si accorge che è come se io incollassi più volte lo stesso componente, si accorge che sono hanno lo stesso nome, ci pensa lui a dare un nome diverso, quindi fa i vari button 1, button 2, li mette anche leggermente distanziati come left top, perché così diciamo non sono tutti sovrapposti, altrimenti sarebbe impossibile disporli, non riesce a selezionarli. C'è la pubblicità come 2 minuti, così tanto devo andarla a configurare sta cavolo di... intanto bevo, allora, così. Cerco di capire dal... ma non ci sono i banner sotto? Vabbè, che fai tu? Vuoi venire su? Inizio. Nel frattempo è arrivato il gatto, quindi... Inizio. No, non vuole. Niente. Inizio.
un salame proprio. Che stavamo di? Eccolo che è arrivato. È arrivato il gatto. È arrivato l'aiutante, quindi questo è un esperto, un espertone di programmazione ormai, giusto? Dimmi che vuoi. Che vuoi? Dimmi. Dove vai? Non sulla tastiera, quindi non sulla tastiera che rischiamo di fare dei danni, quindi. Perché mi guardi? Tutto bene? Tutto a posto, quindi. Nel frattempo è finita quella pubblicità. È arrivato l'aiutante che si intende di. Lui lavora in Visual Studio invece, quindi lui sviluppa in .NET. Giusto? Che sbadiglio, ma la notte è giovane, caro, cioè qui sei. Il mio gatto che mi faceva sono i lavori si mette a sovrintendere. Non vorrei che andasse sulla tastiera, ma. C'ho una clip dove mi osserva mentre programmo in Python. Giusto? Fai a modo, però. Non fare troppi danni. Perché non sei bene in cam. Là, così. Ha un'espressione molto, devo dire, quasi tra lo scocciato e il, non saprei definirlo, però, e lo svogliato, quindi. Cerco di prenderti in cam, ma la cam non ti vuole inquadrare, come. Neanche la cam ti vuole, gatto. Non sei desiderato. Scherzo. Bravo, bravo. Vabbè, dicevo, torniamo a fare le nostre cose, tanto lui sempre che non mi assalga. Ecco, adesso ha deciso che mi salterà addosso. Si fa la clippata. Mi sposto io. Si copia e incolla e lui ti fa questa parte, però potrei anche cambiarlo nel DFM, quindi cioè, non mi piace la scritta che c'è scritto qui, vado qui, scrivo bla 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 bla, lo salvo oppure torno in Vue.js form, dov'è? Qua, e quello che mi trovo dentro dopo ovviamente è il testo che ho inserito, quindi si può andare, per me è molto comodo perché comunque non abbiamo del codice su cui potremmo mettere delle cose che vanno a fare dei danni. Abbiamo questo file esterno, ce lo possiamo. Uno dei trucchi, ad esempio, che si faceva era metterci dentro i ritorni a capo, cioè quando hai un pulsante non riuscivi a digitare qui dentro, nella caption, un testo con ritorno a capo. Quindi quello che si andava a fare è dire cos'è il button 4. Si andava nel text, nel DFM, andavi nel button 4 e qui ci scrivevi caption button 1 1310 CRLF, quindi ritorno a capo, e poi ci scrivi button 2, una cosa del genere. A quel punto, quando tornavi al form, ti trovavi il ritorno a capo e lo vedevi con delle stanghette dentro. Cioè, diciamo che può essere sfruttato in vari modi. Adesso non serve più perché da questa versione finalmente nella caption c'è un editor qui, PIF, dove si può fare. È un multiline string, quindi si può andare finalmente a scrivere button 1, testo a capo, vado a capo, faccio l'ok e finalmente lo mette a capo. Qui non si vede del tutto, però ci sta perché comunque questo è monoriga, sta su una riga, però quantomeno. Ed è stato aggiunto anche questo, la quick button configuration. Ho un pulsante, lo voglio configurare con un profilo di pulsante di conferma, schiaccio ok, lui cosa fa? Lo mette come default, quindi lo pigio con invio in automatico, mette già come modal result ok, cioè chiude la finestra e dà un responso come ok.
Questi sono tutti i valori che si possono restituire. E qui c'è una preview del pulsante, come appare, do l'ok e praticamente lui me lo configura già così come l'ho impostato, e quindi posso in un attimo andare. Questi quick edit sono comodissimi, perché si può allineare tutto. Sulla finestra potrei partire da una finestra vuota. Questa non è una novità di questa versione, di quick design form con uno splitter track, e lui ti mette due pannelli, un pannello in alto per la toolbar, quindi qui possiamo aggiungere pulsanti e quante ne vogliamo. Adesso non si vede niente perché non c'è l'icona, potrei mettergli, non c'hanno la caption, però se voglio vederla posso anche abilitargliela. E qui tac, quindi qui posso mettere qualcosa, tipo una tree view, una struttura d'albero, e qui far vedere delle pagine, far vedere altri dati, e in mezzo con lo splitter si ridimensiona in automatico, e in più c'è anche la status bar, quindi che fa vedere i menu, fa vedere le varie cose, quindi alla fine ti fa un setup iniziale per avere una finestra che svolge un certo ruolo. Ok, control space. Non capisco perché qui non esce quella cosa che c'era sotto, quindi qui forse non hanno aggiornato gli screenshot. Possiamo riavviare il server LSP se si pianta, reload. Questa è una cosa interessante, perché a volte si inchioda, e nel caso si inchiodi possiamo ricaricarlo. Reload LSP server. Se si blocca, quantomeno è un'ancora di salvezza che si può sfruttare. Code insight, refactoring, quindi LSP implementation, tooltip insight, parameter completion. Quello era già formattato, find symbol in your project, però questo riguarda C++, direi, questa roba. Ah, il visual assist, ok. Questa roba solo C++. Però se a qualcuno piace C++, cioè non è male, cioè come tutto quello che vediamo praticamente c'è, ma con dietro C++ al posto del Pascal. Facendo le stesse cose e con le stesse feature, io preferisco il Pascal perché è molto più leggibile, però se a qualcuno piace questa versione, cioè è tutto identico, è stessa libreria, stesse cose, però chiaramente si va a scrivere void, fast call, main form, si vanno a usare le convenzioni. WinAPI, non ho idea di che cosa vada a creare, però questo è C++. Nuovi designer, uno l'abbiamo visto, lo string list editor. Ah, ok, quindi vuol dire che ad esempio se qui ci schiaffo in questo pannello un controllo memo, che è l'editor multilinea. Quick edit sono comodi perché quando vengono richiamati puoi mettergli layout, allinea tutto, layout, metti usa i margini e mettilo margine di 8, imposta il colore, imposta varie cose, do l'ok e il controllo mi viene. Sì, tra l'altro l'avevi scaricato secondo me C++ Builder, perché loro sponsorizzano Dev C++ che è open source, e poi c'è il C++ Builder Community, la versione community che è gratuita, che praticamente è questo ambiente, però quando tu gli dici fammi vedere il codice e fai così, dietro c'è C++ al posto del Pascal, però le feature sono le stesse, io leggo meglio il Pascal, quindi è vero che ricorda la scuola, però quantomeno con questo ambiente si fanno cose un po' diverse da quelle che facevo a scuola, che era una gran rottura di scatole, quindi io C++, chiaramente, però chi piace la sintassi, questo per provare cosa? Sì, che qua nelle line c'era già un editor multiriga che era uguale a quello che abbiamo visto prima, però invece per il memo hanno aggiunto, cioè l'editor multiriga, ma c'è qualcosa in più, cioè c'è il controllo, secondo me non si vede perché è piccolo, dovrei mettere i caratteri grandi, c'è la posizione, puoi editare nel code editor, questo si poteva fare anche prima, però ci sono anche i tastini per tagliare, copiare, incollare la roba, quindi mi voglio importare un file, clicco apri e me lo vado a importare
tutta questa roba, la dialog che fa poi l'apertura dei file, ce l'abbiamo anche come componente, cioè i componenti vengono usati per fare le nostre applicazioni, per creare l'ID con cui creiamo le applicazioni. Cioè si dice sempre Delphi è fatto con Delphi, perché al netto della libreria base il resto è costruito poi sul... interessante questo, comodo quantomeno. Lo string editor multiline, ok, quindi che è, che è l'altro che possiamo vedere, dove c'è una stringa, una caption, che è un po' più sempliciotto, però chiaramente questo giustamente deve solo consentirti di mettere una stringa e andare a capo, mentre il memo ha delle altre finalità, cioè più quick radio group configuration, quick panel configuration. Questo, quick panel non ce l'ho presente, fa vedere quick panel configuration. Ah, questo è nuovo, ti fa mettere la caption, quindi il testo da mostrare dentro, se la caption deve essere visibile o meno. Ecco, io vado sempre a spegnerla questa, perché faccio coming out, il mio primo linguaggio strutturato è stato Turbo Pascal, il mio è stato il Basic, beh, dire che è strutturato di realtà. E a scuola però ho fatto il Turbo Pascal, uscendo dalla quinta superiore ho detto non voglio più vedere una riga di Pascal, ho lavorato un po' per Visual Basic, poi arrivato a Delphi ho detto ah, ma allora c'è anche un modo più bello di usare il Pascal. Comunque Delphi era direttamente dal Turbo Pascal Windows. La versione del compilatore, che si può usare nelle costanti di compilazione per sapere che versione di Delphi c'è sotto, dal cruscotto, continua la numerazione del Turbo Pascal, quindi fondamentalmente è una però è un po' diverso da quello che era anche solo un Delphi 1. Questa roba, se andate nel sito di dunque dovrebbe essere delphiembarcadero.com, che c'è, ci sono un po' di risorse, ma c'è anche un po' di storia, ci sono tutte le schermate splash, ci sono Applesoft Basic, non ho idea di questo è il webinar di oggi, però se non fanno, tra l'altro c'erano in 40.000 a fare questo, c'era un'orda di sviluppatori, adesso non mi fa vedere. Fa vedere tutto spostato, non so perché, secondo me perché c'è uno zoom. E qui ci sono le confezioni delle prime versioni, cioè siamo veramente le splash screen, le, come dire, le Delphi 8, ha messo la scatola perché la splash screen. All'epoca era Borland dopo ha creato CodeGear, che è l'azienda che fai tu. Ti sento qui sotto che mi stai prendendo le calze. Gatto che mi distrae, ci sono tutte le splash screen, e quindi da questa diciamo a quella di oggi che manca, la 12, che è tutta rossa, ci sono un po' di, è passato un po' di roba, quindi qui c'è tutta la storia, c'è l'organigramma e nel Basic Microsoft, ah, è quello che avevano comprato, con cui Bill Gates era fatto le budella inizialmente, le budella d'oro che gliel'aveva venduto alla presentazione, poi dopo si era fatto, c'è la storia di Pirati di Silicon Valley, che è un film molto bello che fa un po' di spiegazioni. Qui c'è la nascita, il lancio dal 1995, 16 bit, Windows 3.11, two-way tools, quindi da lì ovviamente sono passate, alcuni progetti si fanno il porting anche da queste versioni, perché fondamentalmente se non è, se è stato scritto in un modo corretto, quindi chiaramente con, usando le funzioni che sono disponibili eccetera, il porting è molto elevato, si può in un poco tempo portare un'applicazione a una versione molto recente, e quindi hanno messo anche il filmato del compilare 1 milione di righe di codice. Microsoft l'ha venduta a cani e porci. Microsoft della prima ora era abbastanza spregiudicata, diciamo, poi Amiga, Commodore. Io avevo un'Amiga, programmavo con Easy Amos, che era, aveva un Basic anche lui, quindi developer community, developers eccetera, quindi qui c'è ancora la 11, qui c'è un po' da, c'è da aggiornare, diciamo, la parte con le novità, le piattaforme supportate, tutto lo staff che ci lavora.
hanno fatto una bella pagina in un certo senso, quantomeno è abbastanza. Usi sempre quella piattaforma per fare i webinar? Se sì, mi sistemo il nickname così mi vedi. Non so che piattaforma, non so bene a cosa ti riferisci, però dunque c'è la Community Edition, qui c'è un po' tutto, quindi insomma ne è passato un po' di acqua sotto i ponti, potremmo dire. La Quick Button l'abbiamo vista, la Radio Group, quindi qui rimuovo il bordo e anche il div, così non ha la, se gli do il bordo posso metterlo incassato, aggiungerlo e faccio ok e lui mi configura ok, cioè questo è abbastanza comodo, perché ad esempio quando io aggiungo dei pannelli, se ne metto uno, lo allineo, faccio un quick edit e gli dico align bottom, ok, si ancora, perché magari ci voglio mettere qualcosa che stia allineato qui sotto, tipo di pulsanti, però c'è il testo, questo testo qui che rompe sempre le scatole, quindi quick panel show, tiro via questa roba qui, che non la va a sblencare, hanno aggiunto una proprietà. Allora show caption, questa forse è una novità perché non me la ricordo di preciso. C'è anche la guida locale, ce n'è una copia. Poi Webinar Geek, non so come chiamartela. Sì, quella in realtà è la piattaforma che usa, se parli del webinar di oggi, su Astro, la usa Rete Informatica Lavoro, e sì, dovrebbe, adesso dovrebbe essere sempre quella, quindi aia, oh, mi fai male con le tue unghie, questo mi pianta le unghie sulle calze, non mi tirare i fili. Si è svegliato, c'ha fame, non gli do da mangiare perché ha appena mangiato questo ingordo, e quindi diventa tedioso, ma lui lo sa di essere tedioso, lo sa di fare apposta. Allora questo c'è scritto quando è stato introdotto? No, però secondo me sono sicuro di averlo visto, perché di solito andavo a svuotare la caption per fare questa cosa qui, per cui ci andavo qui e gli toglievo il testo, però meglio così me ne posso fregarmene di quella caption, e hanno fatto abbastanza. Syntax Highlight through the ID, structure, ecco questa non la vedo io, almeno aspetta che non la vedo così, quantomeno fammi vedere, no, sì, perché c'ho l'ID scuro, ok, però il metodo è così, qui c'è un ID chiaro, sì, questo si vede, però ci sono anche il call stack ha questa roba qui. Compilatore SPSS, lo proverò, sembra basato su C-Lang, mi sembra di sì, non sono un esperto della parte C++, ma so che loro si tengono, come dire, allineati su questi tool, sullo standard, e cercano di stargli dietro, ma non lo aggiornano dal punto di vista di, non è l'interesse, non è far pubblicità al compilatore, però come dire, supportare man mano che diventa stabile quelli nuovi, che generalmente è anche un po' una garanzia, perché poi fare un salto da un compilatore all'altro, c'è anche del codice già scritto con delle librerie visuali, quindi tutto va un po' testato, per cui la navigation toolbar l'ho vista, che è questa qui in alto, hanno aggiunto delle informazioni che si può iniziare a scrivere, quindi inizio a scrivere tform e lui mi posiziona searchFor method, quindi qui se scrivo click mi fa il filtro, mi posiziona direttamente qui, è abbastanza comodo. Io avevo già quella di MMX, quindi sa che C-Lang sia la 17, qui fate voi esperti che io non sono. Però so che l'hanno scritto tra le cose, che hanno fatto un aggiornamento, non so se hanno aggiornato all'ultimo o meno, però sono generici, sono tutta una serie di cose già proprio al top della gamma. Sì, è carino che ti sottolinea un po' le cose, io quasi quasi torno all'ID chiaro, faccio il boomer. Save recovery page,
Editor tabs hanno copy file path. Oh, finalmente. Quindi tu dici vado qui, copy file path, full path, file name. Come dire, queste ritengo sia una cosa abbastanza, cioè, interessante. Finalmente, ce ne sono un po' in tutti gli editor. Non ci voleva tanto, dai. Si può impostare l'altezza della linea, ok. Top level id option under user interface. Ah, ok, hanno portato nelle opzioni, l'hanno messo come primo livello senza andare troppo nel dettaglio. Search menu, find items è stato messo in un sottomenu. Ah, ok, quindi le find, se ogni tanto riorganizzano. C'era già questo menu, oppure c'era solo edit e c'era search qua sotto? Secondo me c'era già. Find symbols, forse c'erano più voci, mi sembrava più corposo, quindi io voglio tenere tutto fuori dalla dark mode. Ma perché dicono, ma bianco ti stanca gli occhi dopo qualche ora. Il problema è che dopo qualche ora bisognerebbe spegnere. però le conferenze eccetera, se non lo metto chiaro non si vede un tubo, perché comunque, cioè, da un lato è innegabile che lo sfondo bianco, ovviamente tutti i colori, come si dice, l'eye strain, come si chiama l'effetto, però è quello che si legge meglio, non c'è niente da fare, quello scuro non sarà mai leggibile come questo, però essendo uno schermo, essendo nel 2023. E i breakpoints sono scalati, ok, con l'editor, quindi il font segue, probabilmente rimaneva piccolo, qualcosa del genere. Nuovi style quando Mimic Windows è acceso, light and dark mode. Ah, ok, quindi fa la mima del coso, vuol dire che qui ti fa vedere la forma con lo stile dark o light a seconda dei colori che sono stati messi. Quindi da lontano non si vede nulla, idem in classe, quindi tutte le slide sono bianche, tutte le cose sono, però ci sta che editor inline search, IDPI form design, questi sono tutti improvements, è tutta roba che si vede con l'uso, magari ti salta fuori la funzionalità. E quindi previous version, debugger improvements, sì, c'era un timeout in quello vecchio, quando partiva il debugger, se non ti rispondeva entro tot l'applicazione si sganciava, faceva un po' di cose. Qui li stanno uniformando tutti i debugger per averne uno solo. Ci sono i registri con la formattazione, penso, dove vedi del codice, vedi i tipi formattati con il caro sopra. Hanno integrato Schia, perfetto, anche se i curatori del progetto dicono che è meglio, come dire, comunque tenersi aggiornato col progetto open source, però l'ha integrato perché pare che FireMonkey, che è la libreria per fare le applicazioni cross platform, quindi quelle per sembra sia una versione un po' più vecchia, sempre su 17, non si lancia 17. Poi c'è in preview nella 12 compilatore basato su CLang 15. Non lo so, so che a volte leggo che abbiamo aggiornato la versione X, però non ho idea che sia l'ultima, perché non sono aggiornato sul perché la problematica qual è, anche che deve seguire Delphi, in quanto i due ambienti sono anche fatti per interoperare, quindi c'è anche questo aspetto per cui l'aggiornamento deve avvenire. Il gatto che mi sta fissando seduto come sfinge abbastanza inquietante, quindi no, dicevo, hanno usato Schia è una libreria di Google open source che viene utilizzata attualmente su Flutter, quindi è quella che gestisce la parte grafica. Ci abbiamo fatto anche una live sopra, ci siamo divertiti a fare i PDF, i disegni. Devo riprendere quel progetto perché mi piacerebbe fare una lavagna di disegno con Delphi che funzioni sul tablet e funzioni tipo come Mirror anche sul CLang 17 è l'ultima, 15-17, beh dai, sono quasi allineati.
dicevo, per trasferire il disegno che faccio sul tablet a video, però non con servizio REST, in realtà potrebbe anche essere utile, però una cosa quasi immediata. Adesso devo capire, vorrei che la cosa fosse però lancio l'applicazione in tutti e due e si sincronizza, però non web tipo il Microsoft Whiteboard, ma una cosa che ragioni col Bluetooth magari. Perché la mia, ho preso una tavoletta grafica ma senza schermo, fa schifo. Ho preso col tablet, con le dita ho preso un pennino, visto che col tablet bene o male sul whiteboard funziona, e quindi usando Skia, che ha tutte queste belle primitive da disegno utilizzabili, potrei farci qualche live, perché mi interessa, mi piace come progetto fare una lavagnetta. In realtà poi non è obbligatorio che sia trasferibile sullo schermo, perché potrei collegarmi al tablet e proiettare il tablet sullo schermo, quindi vedere sullo schermo, perché sto guardando uno screenshot, cioè una cattura live della schermata del tablet, come nelle altre live quando uso ad esempio il telefono o cose di questo tipo. Quindi hanno lasciato i controlli Skia based, che hanno ovviamente la label di Skia è interessante, perché puoi andare a personalizzare, cioè si vede un pochino anche qui quello che viene visualizzato parola per parola, carattere per carattere, quindi posso mettere un carattere in grassetto, uno no, puoi mettere un testo unico però customizzando al singolo carattere, quindi chiaro che se devo fare un testo lungo tutto uguale non è che mi comporti, però se devo fare una cosa come questa nello schermo è molto interessante. Quindi integrata vuol dire che se io vado qui e faccio SK label, la trovo, sì, la trovo effettivamente. Non so dove l'abbia messa, dentro un qualche pannello, mettiamolo nel pannello 3 così la vedo, eccola qua. Quindi questa fa uso, però ha bisogno di fare un deploy di una libreria che sta in dimensioni, che c'ha la partenza, che è più alta che... strana. Ah, forse c'è un autosize sul... Beh, a parte che qui c'è l'editor nuovo, quindi gli butto dentro queste robe qui. Non la vedo più. Non capisco perché ha queste dimensioni strane. E rimane fissa. Forse per colpa di dell'autosize, e bisogna vedere anche come è impostato il paragrafo, quindi adesso glielo spengo, tanto non mi serve. Quindi io potrei dire, vado qui nelle words, ho trovato questo item che è tutta la stringa intera, però potrei aggiungere un altro item. Quindi scrivo del testo, in realtà il testo che vedo sembra unico, lo metto così, ma in realtà sono due parti, perché se vado sulla seconda parte e qui nel font cambiamo il colore che è più sbrigativo, o lo metto in brown, si vede in brown. Se lo metto in grassetto, ah, questo non è il font classico, il font component che ha tutte le proprietà bold, black, e che comunque quella parte compare diversamente, quindi è una valida alternativa alla HTML, potremmo dire, che va parsato. Qui invece sono oggetti. Decoration, style, thickness, cosa posso mettergli? Line through, solite cose, underline, carino, però che l'underline posso farlo con diversi stili, posso farlo con diverse cose. È una libreria molto potente, la Paintbox, ha un controller per far vedere gli SVG, quindi PyMonkey lo utilizza se Skia enabled. Quindi se io faccio una multi-page application, immagino che ci sia questo menu enable Skia già integrato, un menu che serve per abilitare l'uso di Skia. Use Vulkan to True, Vulkan Backend Support for Android, quindi sono agganciati un motore grafico che è un pochino più efficiente. Attenzione, questa è una feature esclusiva che non fa parte del progetto open source, ok. Vulkan
si può spegnere tutto, però a quanto pare questo rispetto a OpenGL ES, che è risparmio energetico, è più performante, è migliore. Schiacciating language, ok, quindi ci sono anche delle cose di Schia che però non sono nel progetto open source e quindi sono esclusivamente in Delphi. È interessante questa cosa, perché encoder di WebP, printer support, printing to PDF, queste tutte quelle cose che si possono fare con questa Schia, che è cross platform, cross device. Quindi dicevo, Flutter ne fa uso per la sua parte grafica, anche se da quello che ho capito Flutter migrerà a breve a un'altra libreria grafica che ha delle cose un po' diverse, più adatta ai giochi. Ciao Sandro, grazie a te per essere sempre presente, assiduo, poi prima o poi ci vedremo a qualche evento, così ringrazierò anche di persona. Buonanotte, alla prossima. E Schia C++ Builder, support, ok, anche in C++ l'hanno integrato, ci sono i due demo che si possono andare a vedere, che in realtà c'è un video anche su, penso anche qui l'hanno messo, visto nella pagina qui dove c'è l'integrazione Schia. Beh, questo è un libro, un video, non un libro, qui hanno fatto vedere un po' di roba. Che brutta icona che ci hanno messo il cursore, bello questo sfondo, lo voglio. E fanno vedere le feature C++, vabbè, questo è il filmato completo che dura un po'. C'era anche la parte però di Schia, mi sembra, che faceva vedere un po' di cose interessanti, magari gliela faccio skippare e se ce la fa magari perdiamo dei frame, no? Fa vedere queste cose qui, queste sono tutte le feature di Schia con il supporto alle GIF animate, ai file di Lottie, JS, gli sticker di Telegram, cioè avere questa roba nell'applicazione è una vera figata. Quindi il color change su qualcosa, fa andare a cambiare il colore, cioè della roba veramente fotonica. Ne approfitto visto che è partito lo spot, secondo me, quindi me la bevo. Bellissima anche questa cosa qui. Ah. Questo è interessante, fare un gioco di carte sarebbe non male. Aiuto, sono un po' ubriaco. La drop shadow, c'è veramente un sacco di cose, quindi l'effetto vignetta, bello, very very bello, posso dire. So, ne approfitto anche per risistemare la cam un po' più al centro. No, c'è effettivamente un sacco di roba in Schia che il documento PDF, fare PDF, fare runtime effect, lo shader sì che segue il cursore. Indubbiamente la libreria ha il suo effetto, quindi lo shading, bella questa roba. È anche interessante vedere come l'hanno disegnato, le varie curve. Ecco, questo è quello che avevo preso come riferimento per fare i disegni, le primitive con le parti grafiche, quindi le label, il testo con il riempimento col gradiente, i caratteri internazionali. Le label di Delphi sono un po' più limitate, mentre questa è abbastanza cazzuta da quel punto di vista.
i vari stili dei font, eccetera, eccetera. Quindi abbastanza interessante, via. Tutto sommato, non è male da questo punto di vista. Altre cose, torno di là, andiamo a vedere cosa c'è. Le stringhe multiliteral, queste le proverò quanto prima. Cioè il fatto che adesso si può andare a capo e fare delle stringhe su più righe. La sintassi è un po' strana e volendo è anche pericolosa, o sembrerebbe pericolosa, però se io metto questi tre apici, questi spazi che sono all'inizio della stringa non sono significativi, e se io provo a, come dire, a mettere, diciamo, un'indentazione qui e metterla all'inizio, fare dei cambiamenti a questa struttura, non compila più. Quindi posso scegliere, diciamo, lo spacing che voglio purché io rimango uniforme, un po' come in Python, una cosa molto simile. Era un po' l'unico modo che avevamo per creare, come dire, una stringa multilinea senza fare dei più. E con le righe si può andare fino... prima c'era un limite... Le righe letterali, le stringhe letterali erano fino a un massimo di 200 e qualcosa caratteri delle short string, adesso possono essere anche diversi K. C'è un limite massimo sulla riga, però che è, cioè, la stringa può essere molto più lunga, fino al tipo stringa tradizionale, quindi penso 2 giga. La riga non può essere 2 giga, però perché c'è un, l'editor ti impone un limite sulla lunghezza di ogni riga. Comunque Note Number Comparison, questa è una novità. Native Integers with Alias, sì, c'era un integer nativo che però cambiava tipo. C'è un blog post che lo spiega, ma non mi ricordo, l'ho letto, ma adesso non mi ricordo. Becomes a weak alias, quindi non andrebbe più utilizzato. Io non l'ho mai utilizzato. A questo punto di vista ho sempre fatto riferimento al tipo che mi rende preciso il numero di bit che mi supporta all'interno. Non comparison, warnings in generic classes, ci sono dei warning. The code in generic classing was not showing the same warning as non generic code in several scenarios. Ok, c'erano dei warning mancanti su alcuni scenari con l'utilizzo dei generics, probabilmente perché il warning non riusciva a supportare un valore di ritorno con sono vari pezzi che vengono allineati un po' alla volta. Il supporto graph width mi piacerebbe provarlo, ovvero quando si compila il programma, presumo l'abbiano, spero che l'abbiano messo anche nel lead, graph width, mi sa di no, quindi forse solo la riga di comando, si riesce a generare dall'opzione di build un file .gv che può essere aperto da questo tool GraphWiz e fondamentalmente ti dà questa visualizzazione del contenuto. In quel caso praticamente produce un file che fa vedere questi diagrammi delle classi che sono all'interno del mi sono spiegato malissimo, me ne rendo conto. Produce un file con le classi del progetto. All'interno di questo file viene aperto con questo tool e questo è il modo in cui si vede. Quindi può essere utile per la come dire, documentazione, magari per personale tecnico, ovviamente. Quality improvements, quindi abbiamo dei bug fixing, abbiamo il compilatore usa... aiuto! Avuto un momento di... l'XML documentation corretta, qui c'è una parte solo C++ builder, Delphi RTL, ci sono due nuove funzioni, get compiler version, get RTL version, comodo, e ci fanno sapere direttamente la versione del compilatore e della RTL senza dover
Floating point exception, c'è un default value, disable all floating point exception by a floating number operation detect incidents. Sì, cioè spegne le eccezioni oltre un certo livello. Ho sentito che c'era una diatriba in corso su funzionamenti vari del float. Giornata lunghissima. Oggi sono veramente andato. Ci sono varie ottimizzazioni. So che hanno aggiunto due nuove classi con i generics. Oh, questo finalmente l'hanno migliorato e hanno aggiunto questo flag. È una classe che io, ad esempio, nel mio client per Prometheus ho dovuto ereditare per andare a impedire che venisse inserito un bomb che non mi piaceva all'interno del file esterno, che deve essere UTF-8 istituito sul web. Quindi System UI const colors usate dallo string color e color to string function, che vengono visualizzate nell'object inspector, quindi avremo delle nuove costanti di colori. Listener è protetto in questo modo. Forse c'è qualcuno che ha bisogno di ereditare, di accedere a questo metodo nel una classe derivata. Added to system TRE, modo semplice per convertire una lista di elementi in una rappresentazione stringa con i relativi le formattazioni dei limitatori. Questo è una cosa che è interessante, sarebbe da provare, magari lo proveremo. Zip support improvements, parallel programming library improvements. Parallel programming library, sapete, la libreria per il multitrading che troviamo di serie con i task, con quello che serve per fare la combinazione, mi verrà il termine, poi programmazione asincrona, ecco, ce l'ho fatta. TextReader numerator method, getLine numerator, ho visto che hanno messo un po' di numeratori in diversi punti dove non c'erano, tipo nel recupero di oggetti di file system, nel recupero di alcune cose, diciamo, c'è un numeratore, quindi si può fare un for direttamente senza andare ad aggiungere, c'erano modi ovviamente per implementarlo, ma domani lavori, purtroppo sì, anzi domani è una giornata di migrazione di un applicativo web da un server a un altro, compreso il database, quindi ci sarà da soffrire parecchio. Il JSON Data Binding Wizard, molto interessante, c'è in realtà un generatore online, non mi ricordo il percorso, ma l'ho usato, di JSON, che fa il mapping tra classi Delphi a JSON. In questo caso dovrebbe essere disponibile creando un progetto, quindi il progetto ce l'ho, dovrebbe esserci un'interfaccia, no, non open, non volevo aprire, ma volevo aggiungere qualcosa al progetto, other, vediamo dove lo troviamo, non sotto Windows, forse sotto web, JSON Data Binding, ok, quindi lui dovrebbe dirmi Enter in edit box, ok, devo mettere qui il JSON, adesso lo vado a cercare in solito JSON placeholder, ok, fake REST API, va benissimo, c'è un JSON con un po' di utenti, me lo vado a scaricare, fammi vedere i dati grezzi, ok, l'incollo qui, next, JSON mapping library system JSON serialized map array to array, è un array questo, no, non voglio vedere qui, voglio vedere, sì, sono articoli, no, cosa gli ho messo, gli user o cos'era, users, ok, quindi è un array, map array to map JSON object to the object, JSON member to property o campi, mappa le stringhe a Unicode,
facciamo next, base class name, trip assistant può andare bene, magari c'è un t object o qualcosa, possiamo metterci la classe base che vogliamo, root object type name, quindi t users, forse, se ho capito bene qual è il, c'ho address company, no, dovrei averlo beccato, in realtà forse era meglio un t user, no, però ce l'ho, sì, un t user, ecco che ho usato un rename un po' più, cioè lui prende un JSON e mi aggiunge tutte le, come dire, i sottooggetti per fare il mapping, da, ci sono anche registrate, quindi nel momento in cui io, quindi user un, avrò dei load, avrò, no, solo la create, come si usa questo, aspetta che torno alla documentazione, mi va a creare questa roba qui, ok, e come la utilizzo? Beh, in realtà la, non la utilizzo, nel senso che ci, ci faccio il cast sopra quando uso il JSON, ok? Non ho importato, non ho importato l'API di caricamento scrittura JSON, ma ci sono quelle che fanno un compito tipizzato e vanno a scrivere le cose, all'interno di un oggetto. Quindi in questo caso ce l'ho già strutturato partendo dal file JSON con le proprietà e i campi che ci sono, che sono selezionabili, un po' come in .NET si fa con gli attributi sui JSON, sugli XML, eccetera. Bevo un goccio d'acqua, anzi, forse qua è finita. Su Rad Server mi interessa abbastanza poco, però c'è questa parte degli squid for URL che può essere invece interessante. Sono gli URL come ad esempio quelli dei filmati YouTube, come questo qui. Gli squid dovrebbe essere una cosa tipo questa, cioè delle sequenze alfanumeriche, che danno luogo a un identificativo che non sia 1, 2, 3, 4, 5, che se non ho uno slug, non ho un valore da mettere che sia significativo, tipo il titolo del webinar con i trattini, e che posso generare degli ID univoci. Come ID univoci potrei avere un ID incrementale, un identity su SQL Server, 1, 2, 3, 4, 5, 6, potrei avere dei guide che però tendono a essere poco leggibili e molto sparsi. Questa è una sorta di via di mezzo, ovvero tiene un repository dei progressivi che ha generato e eventualmente si può configurare, però esprime gli ID in questo formato, con questa sequenza alfanumerica, che trovate in giro, ad esempio anche qui, cioè video, non ha un numero, non ha un valore identificativo, ha un ID generato dinamicamente, che però in questa sequenza di caratteri, questi dovrebbero essere i famosi SQIDs, import login, log ID in value, general improvements, in HTTP client supporta trasferimenti più grandi di 4 giga, non sapevo che fosse limitato a 4 giga, REST client library, riconosce una risposta come JSON quando il content type è portato, vabbè, questo è un bug fixing, quindi on before execute una richiesta, quello invece mi mancava, perché impostare certi percorsi da codice mi aiuta nel diagnosticare magari il comportamento dell'applicazione quando i componenti hanno dei valori a design time che non sono uguali a runtime, quindi soliti metodi, soliti eventi, anche qui altri metodi nel REST client e nei components. FireDuck si arricchisce di questo query by example che io onestamente ho sempre usato poco, se posso non tocco SQL, se lo devo toccare cerco di essere bravo e usare table type, usare queste cose massive per rispettare il DB, rispetta il DB che il DB rispetterà te stesso, come si dice. So che salva dati in una tabella, questo dovrei vederlo proprio in azione, perché
ci sono dei flag che si possono spegnere ed eventualmente entrare nell'eseguibile per disabilitare alcune cose sul database. Sappiamo di non dover fare, ad esempio, delle alter da un programma, è inutile che lasciamo aperta la strada dell'alter del database perché potrebbe fare potenzialmente dei danni o creare delle differenze tali per cui non sono più utilizzabili o comunque i dati sono lì, ma andare a estrarre, andare a gestire sono un po' diversi. Questa è la parte appunto della security, poi qui ci sono tutte le guide introduttive per ogni parametro. Quindi FireDuck Connection Object ha un nuovo evento, direi common executed, no, è un valore che contiene tutti, no, dice può essere utilizzato per determinare se è una connessione nuova oppure se è riciclata o è già stata utilizzata. Queste sono tutte cose proprio legate alla gestione dei dati. Supporto aggiornato per alcuni driver di alcuni database, come si vede da qui, SQLite, VCL, abbiamo questa roba che è un gran regalo, devo dire, perché vado a prendere un attimo da bere, giusto per... Quindi, come diceva Gerry Scotti, buttate il telecomando, non andate via, che torno un attimo. Guappa, sono tornato. Ok, dicevamo. No, questa è una parte che è molto interessante, sarebbe anche da provare, perché Delphi ha sempre supportato l'approccio MDI, cioè il vecchio Word che apriva nella stessa finestra delle finestre figlie che si potevano massimizzare, diminuire. Io al momento non ho quasi nessuna applicazione, tranne forse una. Questa, ad esempio, che ragiona in questo modo, ovvero apre diverse finestre al suo interno e ok, dopo andiamo a scaricare. Cioè, se qui è un editor di suoni che ho sempre utilizzato e che mi sono anche fatto licenziare. New. Se noi facciamo più onde, cioè lui si distribuisce, però con un doppio clic, praticamente nella nostra versione noi abbiamo più finestre, 1 e 2, che occupano la stessa area e si possono massimizzare. Posso dirgli metti tile horizontally, tile vertically, cioè affianca le orizzontalmente, affianca le verticalmente, oppure sovrapposte o in cascata, quindi una dietro e l'altra appena sotto, più avanti. Questo ovviamente è un approccio vecchio per fare le applicazioni, non si usano praticamente più. Mi è già scomodo in quel software lì, quasi, che pur essendo fatto bene, perché le API di Windows sono anche problematiche da questo punto di vista, cioè creano tanti glitch. Perché? Perché Microsoft, dal momento in cui ha deciso di fare Universal Windows Platform, non ha più curato queste API e continuare a usarla vuol dire vedere delle cose strane perché non è aggiornata sui cambiamenti stilistici di Windows, eccetera. E quindi la cosa che hanno deciso di fare, che so, è lavorarci ai fianchi, cioè andare a creare chiamarle API, però fare del bug fixing su queste API, ovvero aggirare quei problemi e avere un supporto in Delphi dell'MDI ancora compatibile, che sia però anche funzionante, quindi cercare di lenire quelli che sono i difetti legati a richieste non prese in carico o anche ticket o anche cose sbagliate, come dire, ho perso un attimo il filo del discorso, il concetto, cioè è buggato questo sistema, per sistemarlo nelle chiamate API ci sono dei workaround, ecco, così in questo modo funziona. Io ho sempre detto ai miei clienti non fate applicazioni con questo approccio perché è demodé, in realtà hanno fatto bene a non cambiare idea, perché da oggi con questo approccio
l'MDI può diventare form tab bar control, può diventare tabbet in un certo senso, cioè c'è un componente che consente di trasformare, speravo ci fosse uno screenshot ma non c'è, questo tipo di soluzione, cioè quando si apre una finestra non aprirla dentro e un po' spostata poterle riordinare, ma aprirle tutte dentro un sistema schede tab tipo Chrome, quindi nulla di più nulla di meno, con solo un componente, cioè l'applicazione rimane MDI ma invece di aprire le finestre in modalità vecchia le apre in questo modo con quel componente che intercetta ovviamente la creazione, e invece di andare sul sistema che sfrutta le API MDI un po' buggate, sfrutta una nuova API codificata in Delphi ovviamente, quindi una cosa scritta in Delphi per fare delle applicazioni a tab, che non sono difficili da fare perché ci sono i tab control, si può crearne uno, prendere un controllo, buttarcelo dentro, massimizzarlo, mettere magari una X sul tab per chiuderla, ci sono tutte cose che ho fatto, un doppio click, però non è così banale perché vanno tracciate, cioè ci sono delle cose da fare per sapere quali sono aperte, quali, e qui hanno fatto un buon lavoro perché con questo componente prende il controllo e renderizza tutto dall'approccio, come dire, più vecchio a quello più nuovo, esatto, tipo Notepad, esatto, cioè ogni nuova finestra, però non sono necessariamente finestre uguali, ogni nuova finestra che dovrebbe aprirsi una finestra separata in realtà crea un tab e finisce lì dentro, poi ci saranno proprietà, ci saranno delle cose, questa merita di essere un attimo approfondita in maniera a sé stante, quindi per monitor V2, per monitor è un API di Windows per gestire multimonitor e IDPI, cioè quei monitor talmente grandi con interfaccia i caratteri allargati per vederci bene. Bevo un attimo. Quindi abbiamo questo famoso tab bar control che è esattamente come è scritto, cioè un anniversary ready to use solution for hosting multiple child form in a modern tagged interface, quindi soluzione pronta all'uso universale per ospitare finestre figlie in una in realtà interfaccia a tab, quindi in un click con un componente le vecchie applicazioni MDI diventano le nuove applicazioni. Sono un po' curioso, ammetto di essere un po' curioso, quindi siccome non dovrebbe essere difficile provarlo, però inizia a essere un po' tardi, quindi vabbè, facciamo. Quindi i miei clienti dicono: vedi, se l'avessimo rifatto avremmo fatto uno sforzo, invece possiamo sfruttare dov'è qua Windows MDI application, ok, quindi quella che ci va a creare, ok, facciamo un MDI test, una cartella dove salvare il template del progetto, e dovrebbe metterci la finestra master. Avete aggiornato anche il template, però no, probabilmente questa è una roba, però c'è una virtual image list, quindi può anche essere in questo caso child win, c'è anche già una finestra figlia, forse la crea in automatico, vediamo, adesso lo faccio un rapido build. Il compilatore mi sembra che si sia velocizzato parecchio, mi sembra molto talmente veloce. New, ne apro un'altra, ok, perfetto, però non sono lineate, però sì, c'è qui il tab già, qui ci sarà un elenco, esatto, non è M1, non è M2, quindi se noi ignorassimo e andassimo sempre a massimizzare avremmo un tab manager che ci consente di spaziare tra l'una e l'altra. La particolarità, hanno messo la chiusura anche qui, meno male, ok, qui ho chiuso tutte le finestre, è che a livello di codice dovrebbe essere tutto abbastanza, allora, questo è lo general IDE,
cosa c'è? Niente, c'è solo scritto di creare l'MDI Child, cioè crea, si tiene un contatore e questo MDI Child cosa fa? Prende una finestra, la crea, gli dà un nome che è progressivo, non è in 1, non è in 2, non è in 3 e basta, la crea sotto application nell'applicazione, quindi automaticamente questa finestra non è che viene, cioè essendo un MDI child è uno stile che ha, diventa automaticamente figlio della finestra principale per definizione, non ce la devo neanche mettere, ci finisce da sola perché quello è l'host di questo tipo di pagine, quindi con quella proprietà, con quell'impostazione in automatico l'area che prima conteneva i form si dota di un tab. Non è secondo me perfettissimo come, cioè un'ottima strada di upgrade per delle applicazioni che con un click, con un paio di componenti diventano moderne e usano un'interfaccia tab, però probabilmente immagino che chi le ha fatte avrà calcolato un po' certe dimensioni e abbia fatto un po' i conti della serra, come si suol dire. Il screen font, change scale, caratteristiche sui font, edge browser, ecco questo WinMD non ho idea di formato, non so cos'è, non penso di averlo mai utilizzato. Windows metadata, ovvero che cosa c'è dentro, perché Windows metadata l'ho capito, però non ho idea di che cosa. Ah ok, sono dei file di metadati delle API di WinRT in questo caso, che consentono di, servono per farsi dei proxy, per fare dei tool, cioè sapendo come sarà il sistema con cui si interagisce mi fa una classe che fa da tramite, da adapter probabilmente, e mi consente di personalizzare o gestire delle API in più o comunque importarmi tutta una serie di cose. Ad esempio questo l'ho visto, vabbè sarebbe anche accettabile, ma andrebbe un attimo approfondito e sperimentato, quindi al momento lo vedo, prendo atto, chiudo un po' di roba. Hanno aggiornato l'SDK del WebView, quindi qui parliamo di Edge integrato, perché ormai il web browser usa Internet Explorer, io ad esempio sulla mia macchina non ce l'ho neanche più. Tile support to list view, ok, si possono fare nelle list view le tile, cioè quindi mettere tutto sotto forma di riquadroni con un'altezza e larghezza per avere un elenco un po' simile, non saprei, un software di quelli con una lista di elementi dove si va a cancellare, a fare delle cancellazioni, t-control, numerator, varie numerazioni per poter ciclare su diverse cose. Ho visto il blog di Daniele Teti che citava le numerazioni di file, di directory, cioè alcune funzioni, alcune classi che ti danno un elenco di qualcosa, comunque ti danno più oggetti, supportano le numerazioni, in questo modo io posso gestirli una alla volta e passargli un'altra numerazione che fa altre cose, quindi avere una catena che prende un valore dal fondo e percorre questa catena dove viene fatto un filtro, una trasformazione, cose di questo tipo. Modalità bubble duffering, ok, new, probabilmente è stata riscritto, c'è qualcosa di modificato. Desktop manager, enhancements, c'è un metodo enable immersive dark mode, quindi supportiamo un metodo in più, sarebbe interessante provarlo, ma magari lo vedremo con qualche applicazione di quelle. C'è l'aggiornamento dell'API di Android, quindi andiamo a indirizzare una versione di API che è più alta, perché i costruttori hanno imposto un po' di limiti tra 32 e 64 bit, applicazioni da migrare, quindi bisogna tenersi aggiornati su Delphi perché alcune nuove SDK poi non sono supportati, e quindi se si vogliono andare a utilizzare versioni vecchie, fin dove il tool ce lo consente, se riesce. Quindi qui parliamo di versioni di Android, più andiamo su un'API aggiornata, meno sarà compatibile, ma più power riusciremo a mettere dentro nel nostro. La parte di
Marmocchi di disegno mi incuriosisce per capire che cosa fa. In realtà volevo chiudere tutto, quindi sono stato troppo conservativo, ma lui è chiuso lo stesso, ottimo. Multi device form, HD form, quindi per avere questa cosa cos'è che dovrei fare? Andare nelle opzioni, split screen support, no scusami, sono perso o ho visto un'altra cosa. Android, l'ho confuso con un'altra cosa, ovvero lo splash screen e l'icona che si possono fare. Orientation, keyboard, config changes, ok, c'è il nuovo manifest per le applicazioni, c'è l'Android template XML, quindi ci sono un po' di robe. Cambiamenti a livello di FireMonkey, autoselect, t-edit, supporta l'undo, l'undo manager è stato aggiunto tra sia t-edit che altimemo ed è condiviso, interessante sapere come è implementato perché potrebbe servire anche per altre cose, forse. Shift click selection migliorata, che forse non chiudeva sempre le, no, cosa faceva la shift click, non mi ricordo, selezionava più elementi forse, quindi faceva questo tipo di, c'era magari qualche problema. Poi ci sono dei fix che sono molto specifici per le piattaforme Android, text selection, juice selection point, ultimamente era un po' ballerina, poi c'era un po' di cose visuali da sistemare. Ecco, questa sarebbe una cosa che la prossima live facciamo un'app mobile, ce la sperimentiamo, il fatto di poter mettere l'icona e avere un mini designer, quello che loro chiamano artwork generator, un mini designer dove poter andare a customizzare l'icona per la piattaforma. In questo caso si parla di un'icona di Android che tra l'altro penso possa essere caricata anche in formato SVG, quindi scalabile, e deve avere certe caratteristiche per poter essere stondata in modo da supportare quei sistemi operativi che fanno questo genere di operazione sulle icone delle applicazioni. Forse più Apple, ma qui siamo in ambito Android, presumo che più o meno il concetto sia lo stesso. Font Manager, ci sono un po' di aggiunte molto puntuali, multitouch, con ID un identificatore univoco del dito che tocca, quindi qui che cos'è? Supporting for double in mouse events o double click o double tap, ok, quindi hanno aggiunto forse un evento che vale sia per il click sia per il tap. In effetti era un po' tedioso da vedere. Location sensor, error radius has been implemented. FireMonkey utilizza lo stile di Windows 11, che è una buona cosa. Spero che abbiano anche aggiornato, adesso lo guardo, quindi qui, ok, è facile usare Windows 11, bisogna vedere se lo utilizza anche, vabbè, sotto Windows, ok, devo lanciarlo, devo provarlo, non c'è niente da fare. Se metto la visuale Android, è ancora un po' stile vecchio, questo qui è ancora un pochino datato, forse c'è un po' da sistemarlo, però dal punto di vista del polish. Altre cose, vediamo, header settings alle colonne, supporto multithreading, disegno con schia, tools API avevano già subito una miglioria nella versione 11.3 di Delphi. Adesso si è arricchito, spero, presumo, con altre. Leggere dall'editor, scrivere sull'editor, cioè già era possibile farsi dare degli oggetti per intervenire graficamente sull'editor del codice, quindi questa era già una chiave di accensione per una serie di estensioni che magari risultavano difficili da scrivere, mentre oggi dovrebbe essere. Il gatto mi sta fissando in maniera molto inquietante, secondo me sta capendo tutto.
o sta dicendo, ma con chi diavolo sta parlando? Quindi ha un'espressione assolutamente assortita. Vabbè, basta che non mi attacchi i piedi, a me va bene. Read from editor, write from editor, c'è anche il supporto, la tools API e la tool per costruire le estensioni dell'ambiente. Quindi avevo fatto un'estensione presentata in una conferenza io anni fa, dove quando facevi la build, se c'è un errore di compilazione, questa estensione per Delphi faceva un peto. E il peto era random, scelto tra una rosa di MP3 con dentro dei peti da eseguire. L'unico problema è che rallentava un po' il processo, perché nel momento in cui fai la build, se parte un suono che dura un secondo, la build si ferma finché il suono non è stato riprodotto. Ma è fatto abbastanza ridere, non so se è ancora filmato da qualche parte, ma nel caso lo pubblicherò perché è interessante. To support for the code editor page, c'è una pagina di supporto dove spiego un po' i concetti in un certo senso più sensati per intervenire. Code editor events, per interfacciarsi con l'editor del codice. Questo ovviamente per chi scrive estensioni, per chi scrive cose di questo tipo. Ci sono un po' di novità, ce ne sono non poche, forse non sono epocali, però insomma, come dire, sempre un passo in più verso una situazione di miglioramento anche dell'ambiente in sé e delle sue prerogative. Quindi gutter line methods, è lui che dice, vabbè, questo è il paint events, ci sono tutti gli eventi di disegno della pagina del codice, se qualcuno ovviamente vuole andare a fare degli interventi. Tutto documentato, e quindi ho navigato, sì forse sono andato nella documentazione. Questa è la dimensione originale, non è neanche un articolo lunghissimo, però sono diversi punti e con l'uso ovviamente verranno un po' fuori. Quindi questo est quanto altre cose, new feature, fix issues, vediamo quanti issue hanno. Questo è l'elenco delle feature scritte in maniera un po' brutale, così se uno è scettico lo si manda direttamente a vedere questo. E poi c'è l'elenco dei bug fix fatte sulle varie cose, la VCL, il nome che inizia per un A con sopra la cediglia, si chiama, i due puntini. No, la cediglia è quella francese, è sotto la C. DBGrid. Questi sono tutta la marea di buchi che sono stati, si presume, sistemati. Ce ne saranno ancora tanti, ma sono veramente tra i più disparati. Quindi io di solito quando li leggo mi stupisco di non averli incocciati, perché sono sempre molto, come dire, variegati, e quindi sono anche tanti, e quindi è strano di non esserci mai incappato, tranne qualche errore ovviamente, però quando non è sistematico non ha neanche senso segnalarlo, perché può essere dovuto a qualsiasi cosa. Per cui ok, questo l'avranno rimosso perché non deve essere più così, e c'è l'ambito di segnalazione, quindi leader, editor, refactoring, tutti i login sono stati rimpiazzati con integer, chissà che diavolo ha combinato questo qui, non refactoring available, eccetera eccetera. Insomma, qui c'è tutta la parte di, non di feature ma di aggiustamento di quanti più bug possibili prima del rilascio, sia alcuni in parte derivati dal beta test, alcuni come questo ad esempio del Delphi 11.1 in Ibiz, secondo me è aperto da un po', quindi fa riferimento del Delphi 11, può essere che sono passate altre due release di 2 anni o forse più, quindi c'è qualcosa che tocca, ma
Niente, direi che ci siamo tediati abbastanza, ci siamo soffermati più su altre cose, per certi versi, ma alla fine siamo sempre qui per chiacchierare, poi presumo, spero che poi faranno avere anche il webinar finale, che vale la pena buttargli un occhio, perché magari c'è qualcosa che può essere interessante da approfondire, quindi gli si butta un occhietto quando sarà. Nelle prossime live direi che useremo questa versione nuova, quindi alla fine, come dire, se ci saranno problemi verranno fuori, che di solito le prime release su questa non ho visto dei gran, come dire, vabbè, io il cappello me li posso più tirare, però qualcuno che si è, come dire, lamentato, perché a volte uscivano con feature nuove dove c'era proprio quella che usciva bloccante, quindi con l'hotfix del giorno dopo o comunque molto, molto recente per andare a sistemare. È un peccato che in live sia un po' così. Secondo me è meglio che vai a dormire prima che ti addormenti. Si vede che sono in crollo, può darsi. Sono proprio nella mia fase calante. Adesso andrò, seguirò il suggerimento perché buonanotte, perché lo prendo come suggerimento. Se viene detto, vuol dire che si vede. Ma comunque abbiamo finito, siamo anche oltre l'orario e considerato, volevo sperimentare se riuscivo a fare due cose in una giornata, ma non ce la faccio, quindi diventa troppo difficile. No, però dai, le novità non sembrano male, quindi come dire, può essere che alla fine ci sia qualcosina da rosicchiare, da vedere, sperimenteremo anche su Android, andremo a vedere un po' di cose nelle prossime live, c'è un paio di cose che mi piacerebbe realizzare, mi piacerebbe anche farne una in più la settimana, però come dire molto più scialla, cioè senza dei grossi preavvisi, senza delle grandi pianificazioni dove ci si mette lì, ci si scrive, o avere un progetto dove io scrivo codice, quindi magari si chiacchiera però in maniera molto molto libera o qualcosa del genere. Così, come dire, diventa molto più, così mi metto a portare avanti i progetti open source che sono fermi da una vita, magari si fa coding in live, vedo che molti lo fanno senza pretese di dover far vedere cose, cioè, spesso lo faccio anch'io, tipo esplorare infatti devo riprendere il Kestrel Game Engine, perché ho incontrato lo sviluppatore. Oh, ma guardate, buonanotte. Oh, sì, adesso andiamo, ma non è. Aspetta, c'erano ancora delle cose da dire. Ho seguito la presentazione, non ho sentito grande entusiasmo da parte loro, tra l'altro, è stata anche abbastanza breve. Strano, quindi. Ma a livello commerciale sembra che fanno i fuochi d'artificio, sembra che non sia imperdibile, eccetera. Quindi, boh, sono un po'. Sul marketing non c'è niente da fare, devono migliorare. Ma finché poi Delphi in giro lo si viene a conoscere perché faccio le live io, siamo messi male, cioè ci vuole un po' di persona esperta che spiega, un momento gnocca per attirare gli sviluppatori più pigri o anche maschio per le sviluppatrici, perché qualcuno con dei muscoli, vabbè, non diciamo cose come dire sessiste che qui non si può. Non è neanche bello, era ovviamente una battuta, però dovrebbero un po' trovare delle formule nuove, farsi un profilo su TikTok, farsi ma non lo so, dovrebbero far vedere continuamente delle cose. Ha parlato più una presentazione di C++, ma effettivamente C++ ci sono più novità, quindi poi c'è più cosa da che si vede bene in un demo. Le stringhe multiriga, sì, cioè, ovviamente sono tutte, come dire, aggiunti interessanti, però se avessero messo, non so, una sintassi lambda, allora avrei stappato lo spumante, però al momento per le funzioni lambda, alcune cose che sono veramente, cioè sì, queste sono delle piccole, però non metterei una presentazione, l'underscore nei numeri, ok, aumenta la leggibilità, però è una cosa molto, molto, come dire, con un impatto basso, cioè non ti cambia la vita, mentre altre cose sono effettivamente una modernizzazione, perché sono magari una sintassi che rimane compatibile ma che ti rende più leggibile
cioè le variabili inline allora sono molto meglio, da questo punto di vista mi hanno cambiato quasi la vita, quindi insomma alcune cose secondo me sono più importanti di altre, però vabbè, adesso vedremo un po' anche del Fidei cosa ne pensano chi è lì e anche poi quelli del C++. Secondo me nella parte C++ ci sono, ma in Delphi ci sono i metodi anonimi, Il problema è che la sintassi è un po' troppo verbosa per i miei gusti, ovviamente. Anonymous methods Delphi, che voi non riuscite a vedere, però faccio vedere un attimo se becco una pagina. Ok, ho beccato anche l'esempio che sembra anche abbastanza sintetico, però che è sta roba qui, variable binding, c'è forse della roba che non sapevo neanch'io. Dopo ci butto un occhio perché ok, quindi devi fare una, devi dichiarare, devi farla così, cioè devi fare la tua funzione praticamente come dichiarare una funzione completa fatta col linguaggio Pascal ma senza il nome, però per il resto conserva tutto. Però il concetto che dico è in alcuni casi queste, quando si usano ad esempio passate come funzioni, c'è qui analyze function, vuole una procedura intera stringa, cioè perché qui io ti devo scrivere nella funzione che x è intero, cioè sto creando una funzione da passare come parametro analyze function, cioè quindi è una funzione che viene passata come valore, la funzione deve, per compilare, deve rispettare questo my function, deve rispettare il tipo che è indicato qui. Analyze function prende una funzione, una procedura che è di questo tipo, function int to string, cioè è una funzione che deve avere un parametro che si chiama x di tipo intero che restituisce una stringa. Quando io te la creo qui per passarti questo parametro che deve essere fatto così, se io qui x lo dichiaro di un altro tipo non è più compatibile con questo e non compila, se restituisco qualcosa di diverso da stringa non compila. Quindi perché io non potrei scrivere, ma anche solo banalmente, function x, tolgo questa parte, tolgo questo pezzo e scrivo il codice direttamente. Cioè è inutile che io ti dica che una variabile è di quel tipo e il valore di ritorno è di quel tipo quando o è così o non funziona. Oppure magari te lo posso dire perché magari qui ci si aspetta un intero e qui la metto byte perché non lo so, purché i tipi siano compatibili, però se voglio lo aggiungo, ma volendo potrei anche evitarlo perché è ridondante, cioè se è ridondante non lo metto, tu per default ti prendi un... È vero che qui si introduce una differenza rispetto al solito, perché quando metti i parametri dovresti aggiungere, cioè c'è due punti il tipo, ok, però appunto facciamo una sintassi nuova e a quel punto non che non sia leggibile, non sia chiaro, però cioè, la rende più verbosa. Poi nel momento in cui io faccio una funzione che restituisce qualcosa, la sintassi ancora più breve sarebbe dire tolgo anche il begin, l'end, il result, metto una cosa del tipo, cioè questa roba qui mi piacerebbe che si venisse trasformata, c'ho un editor da qualche parte, non dove scrivere, c'ho Delphi però, anche se non fa testo, però cioè, io la funzione la scrivo così e va bene, è sintatticamente è valida, la devo passare a una mia procedura che la prende come parametro, quando la scrivo in line diventa tutto molto molto verboso, quindi finalmente forse gestisce anche bene, perché questo è il mio parametro. In questa mi piacerebbe che poterla scrivere ad esempio così, function x, senza dire che intero, perché comunque il tipo, come nell'esempio di là c'è scritto che deve essere intero, due punti string no, perché comunque non devo dargli il valore di ritorno, quindi è una funzione, il valore di ritorno deve essere stringa, sarà stringa, non te lo dico, il primo parametro integer deve essere integer, lo chiamo x perché decido di
di chiamarla x, quel parametro. Non scrivo che intero perché deve essere intero per forza, perché mi approach accetta una reference to procedure, reference to function, accetta come parametro una funzione fatta così, quindi questa deve essere fatta così. Questo corpo che contiene codice che restituisce alla fine solo questo valore, mi piacerebbe esprimerlo in questo modo, esattamente come le lambda di C Sharp. Cioè questa sintassi sta a indicare che vado a creare una funzione che prende un parametro x e restituisce come valore, fa la return di into str di x. Quindi se creo qualcosa così, è passare questa come parametro, quindi in poche parole togliere tutta questa parte qui sotto e scriverla così. Cioè sarebbe molto più sintetica, molto più leggibile. Chiaramente mio procedure, se accetta x di tipo intero, questo sarà intero, quindi questo diventerà intero. Il valore di ritorno deve essere di tipo string, io qui non ho messo due punti string, ma quindi da questa forma che è la più sintetica io potrei iniziare a essere più specifico e dico qui voglio un byte compatibile con l'intero, ma deve essere di tipo byte, ok, aggiungo il tipo, aggiungo string perché non è esplicito che sia una stringa. Finché non devo scrivere del codice, ma devo solo fare il return di un valore, metto questa roba qui e metto direttamente l'espressione che diventa il return del mio valore. E la raw function di JS è sempre quella, è sempre quello il concetto, esatto. Però la raw function di JS c'ha function che non è una raw function, ok, sono diverse. Ecco, qui in realtà sarebbe la stessa cosa, in realtà, cioè solo una sintassi diversa per scrivere. In JavaScript le function vecchio stile, le arrow function sono diverse, quello sarebbe un arrow function, esatto, quello che è esattamente un arrow function. Qui sono arrow function a tutti gli effetti, però manca l'arrow e devo riscrivere tutto, cioè mi piacerebbe avere una sintassi più corta, perché comunque, perché a volte si fa anche del chaining, cioè metto qui punto, chiamo un altro metodo a cui passo magari un'altra arrow function, punto. Se ogni cosa devo indicare tutto, valore di ritorno, devo mettere il begin e l'end, che possono stare anche sulla stessa riga, ma sono poco leggibili, vado su più righe, faccio una funzione che ha un corpo molto grande, cioè inizio a occupo più righe, mentre potrei essere molto più sintetico, cioè questa roba qui, più corta di questa, torno alla versione di prima, direi che non c'è. Potrei togliere anche function, diventerebbe un arrow function, ma guarda, facciamo che ce lo lascio, perché almeno per capire che una funzione ci deve essere un function. Il resto lo ometto, cioè è molto più sintetico. Devo fare un filtro con una where che mi passa un oggetto, devo scrivere function oggetto, ok, che è l'intestazione, poi devo scrivere begin, devo scrivere end, ok, quindi questa where deve prendere, e qui dentro devo scrivere result due punti uguale o vabbè, mi dà un errore perché sto scrivendo in o.name diverso da filter name, so, passo un valore di filtro in questa where a una funzione dove gli dico che questo oggetto va preso se il nome è uguale o contiene questa roba qui. Cioè questa where scritta così è lunga così, una versione con le lambda sarebbe molto più cortina, perché potrei andarla a scrivere, potrei dire mi tengo function, ah poi qui o ovviamente manca t object oppure t customer, manca il tipo, manca anche il valore di ritorno, scusa, che sarà sempre un boolean per una where, la tipica where di link, e poi qui il punto e virgola non ci va. Cioè una funzione che per ogni cliente ti dico true o false, se ti dico true questa where lo tiene, se ti dico false la elimina, quindi questa è proprio la classica raw function. Cioè pensa a scriverla così, che come mi è scritta adesso, e scriverla invece in questo modo, dove chiaramente ho, ma potrei anche chiamarlo c, siccome restituisco solo un valore, io faccio una roba così, tutto il resto tipo di questa è implicito perché questa where sarà un metodo di un'enumerazione di customer, quindi mi passerà un customer, quindi il tipo dovrà essere customer, quindi volendolo aggiungo ma volendolo tiro anche via.
siccome devo fare il return di un valore, evito di avere la struttura del codice e lo scrivo così. Questo lo scrivo un po' meglio. Filter name, e qui la questione è finita, cioè la where è finita qui. E io a colpo d'occhio su questa riga dico where dove c customer name è uguale a filter name, e questo è il booleano che va restituito, come, cioè sarebbe molto più per me sarebbe molto più leggibile. Dai miei customers punto where function, poi magari anzi scritto così punto select, cioè che cosa seleziono, mi serve di nuovo da ogni customer mi serve il customer department, non lo so, una cosa del genere. Cioè se potessi scriverle così sarebbero talmente minimali, anche qui dovrei aggiungere tutte queste righe per farlo come va fatto ad oggi. E quello è un prima o poi aprirò una feature request, voglio questa sintassi supportata, che poi non dovrebbe essere difficile da un certo punto di vista, perché è più leggibile, perché manca una parte che è implicita, cioè come adesso questa cosa c'è, però appunto cosa c'è di più leggibile di invece di scrivere var s due punti string e poi scrivere s due punti uguale abc, cioè io potrei usare type inference e dirgli t, non dico che è una stringa ma gli assegno una stringa abc, questo t diventa di tipo stringa, sarà una stringa sempre, perché adesso qui ci sono un po' di errori sintassi in giro, quindi evito una ridondanza, evito un tanto qui c'è un valore letterale, ma quando vado a scrivere ad esempio t dictionary e poi metto i valori delle chiavi, la chiave stringa, l'altro valore un oggetto, vado a fare la create. Se non avessero fatto type inference, cioè non avessero stabilito che se ha un dizionario gli assegno questo valore, questo è il tipo che viene assegnato alla variabile, io avrei dovuto dichiarare questa in alto o anche qui dicendo variabile di tipo, alla variabile di tipo due punti tdictionary assegno un'istanza di tdictionary, cioè questa roba qui non si legge. Tolgo questa parte qui, già ci siamo, infatti la uso anche in C sharp, quindi bisogna vedere il compilatore come la decodifica, però secondo me non dovrebbe essere così complicato, perché comunque è un parse di token, quindi il compilatore dovrebbe aspettarsi magari diverse forme e riuscire a capire, diciamo, cioè dovrebbe dire ok, si aspetta un tipo, già controlla, cioè se qui mi aspetto un customer, qui scrivo t object va bene, se scrivo t pippo, t puppami la fava, come direbbero, non lo accetta, quindi vuol dire che il controllo di questa variabile di che tipo è, che sia compatibile, lo fa. Basterebbe dire mi aspetto dopo c di trovare il tipo, non c'è, allora perfetto, diventa del tipo che si aspetta la funzione, cioè io già lo devo sapere perché devo controllare se sono compatibili, quindi il tipo lo so, il tipo di C lo so che deve essere di un certo tipo e discendenti, quindi se tu non lo metti io do per scontato che sia di quel tipo lì. Anche ne hanno fatto per le variabili inline, anche qui normalmente quando c'è un var ti aspetteresti due punti un tipo, qui non c'è, ma andrebbe fatta una libreria. Il problema è che qui non è una questione di libreria, perché librerie che fanno questa cosa qui ci sono già, è proprio il compilatore, la sintassi, cioè la libreria che fa questo c'è, perché abbiamo usato ad esempio la Spring for Delphi, Spring 4D, che ha tutte queste cose qui, non so se c'è della documentazione, ma ha gli enumerable, e quindi ha tutti questi metodi per dire, ti dà una sorta di interfaccia dove tu puoi fare filtri, puoi fare queste cose. Il problema è proprio la sintassi con cui io poi vado a passare dei parametri. Se qui trovo Spring Demos, se c'è qualcosa sugli enumerable, no, niente, mai. C'è Spring Collection, però dovrebbe essere qua.
Enumerable demo pass, mi basta vedere un pezzo di codice che va benissimo. C'è la where, mi sta scrollando, io invece voglio che ti ingrandisci, grazie. E di che qui c'è il predicate, cioè c'è una lista di oggetti, where predicate ti fa un'enumerazione che ti tira fuori, sì, le fluent libraries, vuol dire che da questa lista ti passo un predicato, cioè un filtro, e ottieni qualcosa che puoi enumerare, cioè puoi andare dal primo elemento all'ultimo, che però sono gli elementi di questa lista che superano il filtro. Quindi questa where ti dà un qualcosa che tu, man mano che chiedi dati, li va a chiedere alla lista e li filtra con questo. Questo non è altro che il predicate, è una funzione, cioè gli dà true se è da tenere, forse da scartare. Qui non è stato inserito in linea, ma è stato messo qui, però vedi che predicate è un predicato di integer string pair. Poi c'è la function, che vuol dire che ti va a creare una funzione. Predicate può essere assegnato a una funzione che restituisce boolean e che prende come parametro di input questo. Quando però tu vai a scrivere la funzione, il pair deve essere di questo tipo, cioè se io qui cambio il tipo non compila più, perché deve essere questo. Quindi quando una cosa deve essere uguale a un'altra, tanto vale non scriverla, perché restituisce boolean, c'è il begin, c'è l'end, per fare la result, per dire che prendo la chiave di questa coppia, che sarà una chiave intera, sono chiavi intere, valori stringa, e se è pari allora ti do true, altrimenti do false, e tu vedi praticamente solo i valori assegnati a una chiave che è un numero che è pari. Quindi questo è poi l'effetto del codice, però avrei fatto senza questa parte qui. Qui probabilmente nasceva prima delle variabili inline, perché avrei potuto scrivere var predicate due punti uguale questa roba qui e mi risparmiavo questo. Anzi, poi in realtà no, perché qui probabilmente vuole il tipo di predicate di Spring. Predicate è arrivato anche in Delphi dopo, quindi ci sono delle altre complicazioni. Però a me quello che dà fastidio è la sintassi che crea la funzione, che richiede che tu metta un tipo che è scontato deve essere per forza quello lì. Cioè qui non potrei restituire, se cambio questo boolean e metto un'altra cosa non funziona più, perché deve essere boolean punto. Quindi siccome lo sappiamo che è così, perché ce lo dobbiamo scrivere? Potremmo fare qui nella where un qualcosa del tipo p con quella uguale maggiore, quella specie di, che diventa come una specie di freccia, per punto p.key mod 2 uguale a 0, scritto direttamente qui dentro. Fatto, e se non c'è bisogno di questa, non c'è bisogno di questa roba qui, non c'è bisogno di nient'altro, la funzione viene scritta lì ed è talmente sintetica che io la leggo direttamente con una riga. Quindi vabbè, questo ne potremmo parlare per giornate, mi sa, quindi un discorso lungo, mio desiderata, però insisterò per averlo a tutti gli effetti. Forse è più complicato di quello, visto che non si riesce a mettere un metodo dritto quando fai il completamento automatico, però ecco, è questo viaggiare su due binari, riescono sempre a lasciare dei buchi un po' strani e che all'apparenza sono anche strano che non siano così facilmente risolvibili, visto che generazione di codice la si fa da sempre. E poi magari ti dicono abbiamo aggiunto il supporto a Arduino, così di punti in bianco, cioè roba ultra complicata, roba ultra semplice che a volte ha dei mix che non è ben chiaro come mai riescono a fare gli uni e non gli altri. È vero che ci lavorano persone diverse, eccetera, e quindi io devo dormire. Sì, in effetti hai ragione, mi riporti alla ragione. Guardiamo se c'è qualcuno a cui fare un ride che sia ancora sveglio, magari non come me che sto già dormendo in realtà da mezz'ora. Poi secondo me mi sono anche un po' incartato prima in un paio di cose, ma vabbè, questo spot però poteva evitarselo. Che palle questa di break di un minuto e mezzo. Vabbè, intanto guardo a chi potremmo fare un qualche ride. Del learn code c'è uno che sta facendo coding, però dai, vado a vedere se di italiano c'è qualcuno che si sta
ma neanche morto proprio, nessuno che fa coding. Italiano, TypeScript, niente, non c'è mai nessuno da poter raidare. Andremo a fare un raid a qualcuno del gaming, via, così vedremo. Vedo che sono andati proprio tutti quanti a letto. Questo parla inglese, quindi non mi voglio fidare. Se rimane collegato ancora un po', c'è Crossplay che sta portando Phasmo, e quindi potremmo andare a fare un raid a lui, così, che è uno sviluppatore, quindi anche se porta del gaming capisce le nostre difficoltà. Adesso aspetto che finisca lo spot e poi vi saluto. C'ha ragione Muzio. Aspetto che finisca lo spottone, così poi dopo vi saluto e ce ne andiamo a nanna. Niente, preparo il raid, quindi vi do la buonanotte pure io. Rimanete per il live per fare due saluti al buon Crossplay, che gioca ma durante il giorno sviluppa anche lui, quindi in Java, quindi mi pare di ricordare, quindi anche lui ha le sue belle gatte da pelare. Grazie come sempre per il supporto. Adesso vedrò se la prossima settimana fare la live, perché ho un'altra sessione di una conferenza, lì vi farò sapere su tutti i milioni di social, su Telegram, sull'home page, su tutti i vari link di cui vi lascio i riferimenti. Vi ringrazio come sempre per la presenza, quindi qua trovate tutti i link dove metto gli aggiornamenti, i vari social, e direi che ci vediamo comunque da qualche parte la prossima settimana. Grazie come sempre, buon weekend visto che è già venerdì, e alla prossima. Rimanete per il raid e buonanotte a tutti. Un ciao amico, esatto. Ciao a tutti, ci vediamo, ciao.